Cava International. Il sorriso soddisfatto di chi riceve la merce. Mavian Max, operatore nazionale leader nella fornitura di reti broadband a bassa latenza, porta internet negli stadi. L'azienda tortonese fornisce connettività e servizi streaming a più di 60 campi di società di Serie C e del settore giovanile di compagini prestigiose di Serie A. Mavian Max è partner ufficiale del Dertona FBC 1908. Mavianmax.it. Tecnologia ed innovazione al servizio dei leoni. Da oltre 20 anni, Eleva 2000 è leader nella vendita, installazione e manutenzione di ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici. Il nostro primo obiettivo è la tua sicurezza. Operiamo in provincia di Alessandria e Pavia, con un pronto intervento attivo 24 ore su 24. Siamo a Tortona, in strada statale per Genova 11B. Visita anche il nostro sito eleva2000.it. Fiat Track. Da più di 30 anni è un punto di riferimento chiave nel settore della logistica. Concessionario ufficiale Toyota Carrelli Elevatori, nel suo showroom di Tortora, in strada statale per Genova, commercializza macchine per la movimentazione di merci, piattaforme aeree, scaffalature e attrezzature per pulizie industriali, di marchi leader di mercato. Ampio assortimento di macchine usate, servizio efficiente di riparazione e assistenza multimarca. Fiat Track, dal 1991, logistica affidabile. La tua vita, la tua radio. Diretta Stadio. Diretta Stadio. Diretta Stadio. Il tuo sport su Radio PNR. Buongiorno, buongiorno, buona domenica a tutti. Domenica, l'ultima domenica di settembre, 26 novembre 2023, sono le 14:18. Siamo in diretta agli studi di Via Lorenzo Perosi di Radio PNR, in streaming www.radiopnr.it e naturalmente in FM 95.7 Tortona, 96.4 appena fuori città. E allora oggi siamo, come detto, in diretta in quest'ultima domenica praticamente pre-invernale per seguire la 15ª giornata del campionato di Serie D Girone A, quello che vede impegnato la nostra squadra tortonese, il Dertona FBC. Oggi è impegnato in un'altra sfida molto complessa in quel di Varese, complessa intanto per il prestigio anche della squadra avversaria, ma poi ce lo dirà Domenico, i nostri inviati in diretta dal Franco Ossola tra pochi minuti, perché sostanzialmente ci sono sempre molte defezioni ancora nella formazione della squadra di Fabrizio Daidole. Allora andiamo a leggere anche il programma di questa 15ª giornata. Ieri c'è stato un anticipo, probabilmente Bra impegnato negli ottavi di Coppa Italia ha anticipato Borgosesi, ha portato a casa i 3 punti, ha vinto appunto 2-1 con doppietta di Marchisone, Tobia ha segnato per i padroni di casa appunto del Borgosesi. Poi il programma di questa giornata vede l'Alba impegnata contro la Sanremese, l'Albenga del mister ex Fossati, prima in classifica, contro il Gozzano. Poi andiamo via via con l'altra capolista dalla prima giornata, l'Alcione Milano impegnata col Chieri, ma anche l'Alcione, per ciò che è successo settimana scorsa, ha parecchie defezioni, squalificati. Poi Asti, vittorioso Tortona, ricordate una settimana fa per 1-0, impegnato in casa contro la Vogherese. Ligorna, Pondonà, RG Ticino, Chisola Calcio, Fezzanese, Pinerolo, Vado, Lavagnese. Brevemente, prima di dare la linea alla Franco Ossola, la classifica di aggiornata ovviamente con Borgosesia e come detto con una partita in più, Bra con una partita in più. Alcione, Albenga e Chisola comandano la classifica a 28 punti, Asti 26, RG Ticino 25, queste le prime 5 posizioni. Poi il Bra si porta momentaneamente da solo in sesta posizione con 23 punti, seguono Città di Varese penalizzata di un punto e Vogherese a 20, e Dertona, Vado, Fezzanese a 19, Ligorna 17, Gozzano 16, Lavagnese 15, Sanremese, Chieri 14,
Pinerolo, Borgosesia 13, chiudono Alba 12 punti, Pondonna 9. Questa è la classifica, ripeto, aggiornata dopo 14 partite, eccetto Borgosesia e Bra. Allora, intanto comincio a verificare se ci sentono dal Franco Osso, un momento solo. E allora, sì, direi che è tutto a posto. Buongiorno, buon pomeriggio intanto a Milena, che vedo là in alto pronto in postazione, e Domenico col microfono e con la mano, eccolo qua. Ciao Stefano, spero tu mi senta. Molto molto bene, molto forte e chiaro, come si dice, quindi andiamo avanti così. Com'è intanto il Franco Osso? La vedo uno stadio ben diverso dagli altri, comunque ti vedo anche in postazione. Cosa ci sì, sono un anche stadio i stadio da Serie B, uno stadio da Serie B, Stefano, una bellissima cornice di pubblico, anche la tribuna è quasi tutta piena, città di Varese in forma, città di Varese che secondo me meritava anche qualche punto in più rispetto a quelli che hanno in classifica. Oggi hanno una panchina importante, noi purtroppo oggi siamo in una situazione molto molto difficile, ci mancano 8-9 calciatori praticamente, a parte Mercai in panchina ci sono solo ragazzi della squadra juniores. Intanto c'è un po' di rumore qui allo stadio, che c'è una bella premiazione, abbiamo tanti ragazzini che hanno sfilato, purtroppo è mancato anche un ragazzo giovane, probabilmente la madre sta ricevendo un mazzo di fiore da parte della società, e quindi il fratello, il padre e la madre sono a ritirare questo premio per questo ragazzo scomparso prematuramente. Quindi Stefano, direi che qui mancano 7-8 minuti all'ingresso delle formazioni, ti posso dire che è una bella giornata di sole, non fa freddissimo, io direi 350-400 gli spettatori presenti. Beh, insomma, è un buon numero comunque per una città comunque come Varese. E volevo cominciare appunto dagli ospiti, perché poi sul Dertona avremo modo ovviamente di parlarne più in dettaglio, molte le defezioni le abbiamo dette. Allora, il Varese, mi pare di capire, io ho guardato un po' i numeri, 14 le reti segnate, 12, una squadra che comunque i punti li fa nonostante non abbia segnato molto e abbia subito anche parecchie gol. E se blocchiamo Banfi, forse ce la facciamo, visto che 6 delle 14 reti sono state segnate proprio dal bomber, cosa ne pensi? Beh, Banfi è un giocatore di sicuro affidamento, una centravanti ancora giovane, un classe 2000, ma non basta bloccare Banfi, perché accanto a lui un mesetto fa è arrivato il bomber almanese Sindrit Guri, giocatore che ha giocato anche in Serie A in Turchia, un giocatore che domenica si è sbloccato, ha fatto un bellissimo gol a Sanremo, quindi due attaccanti di grande nome, di grande categoria. Pensa che in panchina c'è il numero 10 Furlan, che ha giocato anche in Serie A con la Sampdoria, quindi ti lascio in pensare. Panchina, esatto, ho visto ex Bari, Ternana, Brescia, Sampdoria. Quindi un grosso giocatore, tra l'altro, che aveva già giocato qui e non è al 100%. Lasciano in panchina anche Filippo Di Maira, che è un altro giocatore di grande categoria, Bregasi, insomma una squadra che non ha bisogno di tante presentazioni. Con al posto di Furlan, probabilmente al centrocampo, giocherà Nicolò Palazzolo, altro giocatore reduce da tanti anni di Serie C, quindi insomma direi che il Varese, ho salutato prima uno dei tecnici più anziani di questa categoria, che è Corrado Cotta, il tecnico di questa squadra, che ha allenato 15 anni fa a Novi, è stato un bel siparietto, mi è venuto a salutare, lo ricordavo con piacere, anche un tipo molto simpatico, e insomma si lamenta di 3 o 4 punti lasciati per strada, ma insomma è un Varese che è stato costruito passo passo. Ricordo che il Varese è stato ripescato dopo aver perso in una partita rocambolesca lo spareggio, il play-out contro la Folger Caratese. E insomma, una giornata difficile per noi, preoccupazione sicuramente in tutti i tifosi del Dertona. Ci auguravamo in settimana che arrivasse qualche nuovo giocatore, purtroppo non è arrivato, ma sicuramente arriverà nelle prossime settimane. Quindi una squadra, come ti dicevo Stefano, con
i giocatori contati, in panchina siedono Sattanino, Massone, Casassa che ha rientro, Mocci, Alloisio, Licco, Ciparelli, Santoro e Holger Mercai, e staremo un po' a vedere. Ma non vedo Da Fonchio neanche in... Da Fonchio è infortunato, si è infortunato giovedì in allenamento ad Alessandria, quindi anche lui non può essere della partita gioco forza, e quindi siamo veramente contati. Ti dico però, Stefano, che le squadre stanno per fare il loro ingresso in campo, quindi se sei d'accordo io darei le formazioni. Vai. Allora, per il Città di Varese, Cassano, Baldaro, Benacquista, Cottarelli, che tra l'altro abita a Casteggio, non lontano da noi, Molinari, Mandelli, Vito Francesco, Palazzolo, Liberati, Guri e Banfi, a disposizione di Corrado Cotta, Scodellaro, Stampi, Furlan, Malinverno, Di Maira, Perissinotto, Popovcev, Bregasi e Settimo. Per il Dertona, allenatore naturalmente Fabrizio Daidola, in porta Cizza, poi Dall'Olio, La Cava, Rossi, Toniato, Tambussi, Sacca, Amaradio, Samb, Robotti e Gueye. Salutiamo intanto Tato Manesi e tutti gli altri giocatori che si stanno posizionando in tribuna. In panchina Sattanino, Massone, Casazza, Mocci, Alloisio, Licco, Ciparelli, Santoro e Holger Mercai. L'arbitro è il signor Andrea Palmieri di Brindisi e sarà coadiuvato dai guardaline che sono Francesco Minerva di Lecce e Filippo Panebarca di Foggia. Ecco che i bambini... Allora, Manasev, aiutaci a ricordare qual è stato l'esito del ricorso settimanale, ne parliamo pochi da secondi. Da 8 giornate, ecco, è stato ridotto a 5, quindi 5. Giocherà ancora, cioè salterà ancora 3 partite, compresa questa, quindi oltre al Città di Varese salterà domenica una partita molto importante con l'RG Ticino e non sarà in trasferta a Sarzana contro la Fezzanese, altro campo che in passato per noi è sempre stato stregato. Comunque, ragazzi, facciamo una cosa per volta, tra poco inizierà qua la partita, Dertona che probabilmente si schiererà col solito 3-5-2 con davanti Gueye e Falù Samb e aiutati probabilmente da Sacca. Esatto, quindi in panchina per Mercai, forse qualche polemica di troppo in settimana dopo il rigore e tutto, quindi insomma comincia dalla panchina. Ma non lo so, guarda, c'è anche un noto settimanale di Tortona che dà già per sicuro tagliati sia Samb che Mercai, quindi sì, bisognerà vedere naturalmente prima di lasciare andare via i giocatori chi potrà arrivare, ma saranno discussioni che avremo a partire da lunedì sera nel corso di PNR Sport Club. Adesso ci dobbiamo concentrare gioco forza su questa partita che, ripeto, è molto molto difficile, con un avversario forte, un avversario con tanti ex professionisti, una bellissima cornice di pubblico, dicevo, una bellissima cornice anche perché è una bella giornata di sole, ci sono una ventina, quindicina di ultras che sono qui alla mia destra. Intanto salutiamo Milena, salutiamo la famiglia Cico che ci ascolterà sicuramente da casa, è arrivata da poco anche tutta la famiglia Sacca dalla Toscana a sostenere Matteo, speriamo che oggi ritrovi la via del gol. Siamo pronti a partire, sarà il Dertona che partirà con Gueye, è Toniato che tocca la prima palla, l'ex di turno Rossi cerca e non trova Samb e la palla termina in fallo laterale, c'è il Dertona che si trova in posizione d'attacco. Intanto vi chiedo di spegnere i microfoni in studio perché ho uno strano ritorno. Tanto ecco Andrea Lacava che prova a venire vicino all'area, ancora il Dertone in progressione con Toniato, poi un lancio a cercare Samb che non trova la palla, avanza il Città di Varese, molto bravo Leonardo Tambussi a spazzare la palla in fallo laterale, 0-0 naturalmente il risultato, non è neanche trascorso un minuto, attenzione c'è la prima palla a cercare il giocatore albanese Guri, che prova a entrare in area, non ce la fa, è Franco Bollato, attenzione ancora il Varese in area, c'è una palla che termina sul fallo di fondo, ma c'è il primo calcio d'angolo
a favore del Città di Varese. Naturalmente il Dertona non ne ha battuto neppure uno, quindi primo calcio d'angolo a favore degli uomini di Corrado Cotta. Tante maglie rosse in area, scodella la palla in area Città di Varese e c'è una deviazione pericolosa. Forse c'è arrivato addirittura Rossi nel tentativo di anticipare un avversario. E bravo Cizza a buttare la palla sul fondo. Ancora a calcio d'angolo il secondo, ci arrivano i giocatori del Città di Varese, poi Tambussi sbroglia una matassa che poteva essere complicata, la cava, prova a uscire dall'area, non ci riesce e la palla termina in fallo laterale. Ancora il Città di Varese che si porta in avanti. Città di Varese che sembra voler iniziare col piglio giusto questa partita. Ancora il Città di Varese sulla destra, prova a entrare in area, viene stoppato Vito Francesco e la palla termina in fallo laterale. Quindi lo ricordo, prima occasione al primo minuto di gioco. Rossi ha deviato un colpo di testa di un avversario, la palla stava per arrivare in porta, Cizza bravo a parare. Palla che termina poi sul fondo, adesso è il Dertona che prova a portarsi in avanti, ma è il Città di Varese che viene in avanti con Banfi, uno dei giocatori più importanti del complesso di casa. È bravo però Amaradio che poi però sbaglia il tocco, attenzione c'è una palla per Banfi completamente sbagliata, la palla termina sul fondo, ma è chiaro il copione di gioco, il Varese attacca, il Dertona si difende. È difficile vedere i numeri dei giocatori sulla maglia del Varese, faremo quello che possiamo. Tanto Toniato intercetta una palla che poteva diventare pericolosa, c'è un calcio di punizione, anzi una rimessa laterale a favore del Dertona, sarà Maradio che poi lascia la palla a Leonardo Tambussi, anzi è Lillo Rossi. Palla in avanti a cercare Gueye, da Gueye e Sambe vengono anticipati da Vito Francesco, poi ancora prova a uscire il Varese, palla al piede, c'è un fallo decretato dall'arbitro per fallo di Gueye e quindi davanti alla propria area di rigore il Varese, quando i minuti sono tre, andrà a calciare un calcio di punizione. Calcio di punizione per la squadra di casa, lancio lungo del numero di Cottarelli, scusate, ex giocatore del Pondonnaz, palla che termina ancora in fallo laterale e sarà il Dertona dalla fascia sinistra con Andrea Lacava ad andare a rimettere la palla con le mani. Vediamo intanto Robotti che si accentra, ci attendiamo tanto dal giovane talento tortonese. Toniato che in settimana ha avuto la febbre, scudella in avanti una palla per Sambe. Poi ancora il Varese che fa buona guardia con Liberati, lancio in avanti a cercare Banfi. Poi attenzione a una ripartenza di Liberati sulla fascia destra. Lancio in profondità a cercare Banfi, attenzione da Banfi a Palazzolo in area, cross, attenzione Banfi e c'è il gol, non è Banfi ma è un altro giocatore praticamente liberissimo in area, neanche 4 minuti e Città di Varese già in vantaggio, percussione dalla destra. Non c'è arrivato Banfi, c'è arrivato un altro giocatore, adesso cercheremo di capire chi è stato. Gol del Città di Varese che dopo 5 minuti passa in vantaggio. Varese in vantaggio, ha segnato con il numero 16, Nicolò Palazzolo. Palazzolo, l'avevamo detto, ex professionista. Libero completamente in area, ha lasciato rimbalzare la palla, poi ha tirato al volo, nulla da fare per Edo Cizza, non ci poteva fare davvero niente il portiere tortonese, quindi Varese in avanti, se la partita iniziava in maniera complessa, adesso potete immaginare, intanto il capitano Mandelli che prova a lanciare qualcuno sulla fascia, non ci arriva nessuno,
e quindi è Ilian Dall'Olio con le mani che andrà a rimettere in campo la palla per Toniato. Batti e ribatti adesso su una tre quarti, palla a Gueye che non arriva sulla palla, e Cottarelli con la maglia numero 27 che serve il proprio portiere Cassano, lancio lungo di Cassano, adesso a centrocampo Toniato, viene anticipato da Mandelli, secondo me fallosamente, l'arbitro che è il signor Palmieri di Brindisi non interviene, batti e ribatti sulla tre quarti del Dertona, poi ancora il Varese dalla fascia destra che prova ad avanzare. Ricordo dunque gol di Palazzolo al minuto numero 5, 1-0 per il Città di Varese. Palazzolo che ha usufruito di un cross, era praticamente libero in area, e di destro, di giustezza, ha battuto Cizza. Quindi Dertona che deve provare a portarsi in avanti, intanto c'è ancora un batti e ribatti ed è il Varese che dalla fascia destra guadagna un calcio di punizione, anzi una rimessa laterale. È Guri che si gira bene, poi serve ancora un compagno in area, palla tesa in area che stava per raggiungere il nuovo Palazzolo, ci ha pensato di giustezza Leonardo Tambussi, palla fuori dall'area, poi ancora il Varese che prova a guadagnare un altro cross, batti e ribatti in area, esce bene il Dertona e Gueye che viene strattonato, l'arbitro questa volta vede il fallo, fallo su Usman Gueye che si alza in questo momento. Ricordo ancora il Città di Varese in vantaggio 1-0, palla adesso a centrocampo, poi arretrata verso Lillo Rossi che serve Edo Cizza. Cizza lancia lungo a cercare Amaradio, il ragazzo di Arquata prova a far seguire la cava, la palla carambola in fallo laterale, Varese che prova a venire in avanti, manca sicuramente il gioco in questi primi 10 minuti al Dertona, tramortito subito dal gol del Città di Varese che avanza ancora con Guri che rispetto a Banfi è più difilato sulla fascia destra, e adesso la palla termina l'MLM in fallo laterale, sarà probabilmente Ilian Dall'Olio a rimetterla in campo con le mani, palla per Falussamb che ha il problema di girarsi, si fa soffiare la palla da Mandelli, Mandelli che è un giocaliere importante, serve Liberati in area, attenzione, è molto bravo Leonardo Tambussi a non cadere nella finta del ragazzo di Varese, poi ancora Samb perde la palla e regala una rimessa laterale al Città di Varese, Città di Varese che adesso si avvicina all'area di rigore. Da quella fascia sono nati pericoli, attenzione, un gioco di gambe di Guri e poi spazza in fallo laterale Dall'Olio, ma è il Varese che continua a venire in avanti in maniera pericolosa, fallo laterale vicino all'area, ancora Liberati, Liberati al problema di girarsi, riesce a servire, prova a servire Banfi che non ci arriva però Palazzolo, da Palazzolo a Cottarelli, da Cottarelli a Mandelli, ancora Benacquista, poi è il numero 16 Palazzolo ancora che serve Mandelli a ritroso, la palla termina in fallo laterale, Mandelli che è il centromediano metodista della squadra di casa ed è anche il capitano. Vediamo intanto Sacca che prova a spingersi in avanti, ma Cottarelli è bravo ad anticiparlo, ma almeno il Dertona si porta in avanti, siamo sulla fascia destra di attacco, Toniato, Toniato prova a entrare in area, poi sventaglia dall'altra parte una palla su Andrea Lacava, stoppa bene Andrea Lacava, l'ex del Chieris, cross in area per Gueye che si era avvicinato alla porta di testa, completamente sbagliata la sua conclusione, non arriva in porta, ma almeno era una pseudo occasione per il Dertona. Quando i minuti sono 10, ancora Sacca con le mani in area a cercare Samba, non lo trova, palla fuori area e c'è la conclusione di Tambussi, telefonata, prima palla gol, se così si può dire, con Gueye di testa.
la palla purtroppo non arriva tra le gambe di un giocatore del Dertona e Cassano con tutta calma va a rimettere. Attenzione adesso il Varese che prova a portarsi in avanti, ma c'è un giocatore a terra, un giocatore del Dertona a terra che si alza prontamente. Tanto dicevo, sento in studio, vi confermo che il difensore centrale è Lillo Rossi con due braccetti, Ilian Dall'Olio e Leonardo Tambussi. Allora chiedo una verifica tecnica se è possibile capire, se è possibile abbassare lo studio in qualche modo, perché noi siamo qui a livello zero, però spiace se disturbiamo, spero non disturbiamo in cronaca. Ovviamente. No, vi sento però parlare, non so se a casa sentono voi, quindi magari parlate sottovoce. Lancio adesso in area con la palla sul piede di Toniato, ci arriva Robotti ma c'è un fallo di Toniato e la palla quindi è preda dei difensori del Varese che adesso andranno a calciare l'ennesimo calcio di punizione quando i minuti al mio cronometro sono 11 e il risultato è Città di Varese 1 Dertona 0 grazie al gol di Palazzolo, un bel gol dopo 5 minuti di gioco ed è il portiere Enzo Cassano classe 2004 che lancia lungo a cercare Guri, anticipato invece Banfi, palla che termina in fallo laterale, è il numero 25 Benacquista che probabilmente cercherà Palazzolo, poi invece serve Liberati, ancora Benacquista, lancio lungo di Molinari al centro dell'area, poi arriva Amaradio che sbroglia una situazione che poteva diventare difficile, ma è ancora il Città di Varese sulla fascia destra che prova ad avanzare, poi deve arretrare, Cottarelli, la palla per Molinari, poi ancora Cassano che domenica era fuori, palla ancora per Benacquista che sventaglia in avanti, batti e ribatti a centrocampo, Guri ci arriva per un attimo di testa e poi attenzione al contropiede, fortunatamente Banfi è stato stoppato da Lillo Rossi, potevano essere guai seri, un contropiede veloce stoppato all'ultimo da Rossi, adesso c'è un fallo su la cava che è a terra e Dertona può rifiatare, il Varese che fa paura quando avanza. Lillo Rossi adesso va a calciare un calcio di punizione sui piedi di Robotti. Robotti ha il problema di girarsi, viene seguito da Molinari, deve scendere e tornare all'indietro il Dertona, palla sul piede sinistro di Edo Cizza. Cizza serve poi facile accanto a lui a Lillo Rossi, ex di turno, lancio lungo di Rossi a cercare Samba che cade per terra, richiede il fallo, l'arbitro gli dice che non c'è niente e la palla termina ancora una volta l'MLM tra le braccia di Cassano, ricordo portiere classe 2004. Due schieramenti simili, anche Cotta opta per un 3-5-2, lancio lungo adesso a cercare Bomber Banfi che viene sovrastato da Rossi, poi con calma Tambussi, da Tambussi a Lilian Dall'Olio, da Dall'Olio ad Andrea Lacava, Lacava prova ad avanzare palla al piede ma è circondato da tre giocatori, deve alleggerire su Rossi, Rossi avanza, viene stoppata la sua azione sul nascere dal numero 14 centravanti Guri e poi ancora Benacquista sulla fascia sinistra che andrà a rimettere con le mani un fallo laterale, servizio per Palazzolo, ancora Sacca che interviene, poi attenzione a Cottarelli, poi Mandelli, batti e ribatti per Palazzolo, anzi è il numero 17 Liberati che però viene superato da Gueye, siamo a centrocampo, la cava prova il colpo di tacco che non riesce, non ci arriva sul suo suggerimento Samb, ancora Lillo Rossi di testa come un guerriero esce dalla metà campo, sbaglia però l'ultimo appoggio ed è il Dertona che
adesso deve indietreggiare, lo fa con Rossi, palla addirittura sul piede sinistro di Cizza che poi non rischia e serve sulla destra Leo Tambussi. Lancio lungo di Tambussi, Tambussi serve il numero 5 Toniato che lancia ad Andrea Lacava sulla fascia sinistra, bello lo spunto di Lacava, Lacava in area, la sua conclusione sfiora il palo. Bella azione di Andrea Lacava che sembra essere in buona giornata quando i minuti sono 16. Lacava entra in area, prova una specie di esterno destro che sfiora il palo. Gianni dice siamo sfortunati, certo oggi non è facile contro una squadra così esperta. E comunque è stata una bella azione, la prima un po' importante di questo Dertona, molto incerottato. Vediamo adesso il Città di Varese che si riporta in avanti con Benacquista. Lancio di Mandelli a cercare Liberati, siamo sulla tre quarti campo. C'è un break del Dertona, ma ancora Mandelli che trova Liberati, attenzione in area, dalla fascia al lancio in area a cercare Guri, poi Banfi che stoppa bene la palla, attenzione Guri, la sua conclusione in area, Murato, poi Samb che difende la palla e adesso finalmente l'arbitro vede un fallo. Samb a terra. Vediamo che probabilmente dovrà entrare il massaggiatore. Tanto qui al Franco Ossola sono 17 i minuti al mio cronometro. Ricordiamo i padroni di casa in vantaggio 1-0 grazie al gol di Palazzolo. Massaggiatore che non è entrato, sembra che Falusamba riesca a rialzarsi senza troppi problemi e ci sarà un calcio di punizione che andrà a battere Lillo Rossi. Anzi è Cizza che batterà questo calcio di punizione davanti alla sua area di rigore. Edo Cizza la seconda da titolare, d'altra parte oggi giochiamo con la linea verde. Non ci arriva sul suo rilancio Sambe, attenzione al break del Città del Varese, c'è un lancio lungo, preda però di Lillo Rossi che supera in velocità Banfi, ancora Domenico, Rossi difende palla, sì? Sì, dallo studio ti diamo qualche aggiornamento sui risultati, dunque vince il Pondonò a Ligorna 1-0 e vince l'Albenga in casa col Gozzano 1-0. Quindi due risultati un po' a sorpresa, soprattutto il Pondonà in vantaggio a Genova con il Ligorna, ma la partita è lunga, sappiamo anche che il campo di Genova è molto piccolo, questo del Ligorna, quindi si va da una porta all'altra con un rinvio. Qua invece il campo è molto ampio, c'è un rilancio del Dertona a favorire Gueye, ma è già il Varese in contropiede, ci arriva però prima Rossi che serve Edo Cizza, da Cizza un appoggio sbagliato per Tambussi, Tambussi che però riesce a superare Liberati, poi ritorna Liberati ma è Toniato, molto bravo il ragazzo ex Genoa a servire Samb, da Samb a Tambussi, Tambussi si gira, poi l'arbitro fischia un fallo a favore del Dertona, fallo che non aveva fischiato perché la palla era ancora tra i piedi dei giocatori del Dertona. Fatto sta che si riprenderà con un calcio di punizione che verrà calciato dal piede destro di Lillo Rossi, da Rossi a Toniato, Toniato che fino a venerdì aveva 39 di febbre, si è ripreso giusto a tempo per questa partita, ma probabilmente faticherà i 90 minuti, Mandelli, attenzione adesso il Varese si distende sulla fascia destra, ancora il metronomo Mandelli che serve il capitano Vito Francesco, palla fuori dall'area, adesso c'è un cross teso in area per Banfi che ci arriva, supera Sacca, ma la sua conclusione è sbagliata, ma naturalmente queste azioni incitano il pubblico di casa che grida a gran voce Varese, Varese.
ed è Cizza col suo sinistro che andrà a rimettere la palla in gioco. I minuti sono 20, 1-0 a favore della squadra di Corrado Cotta. Lancio lungo a cercare Samba che tocca la palla ma in direzione sbagliata. C'è la cava adesso a centrocampo che si fa luce, prova la cava a servire Robotti che però è troppo macchinoso e perde palla. Attenzione adesso a Vito Francesco dalla fascia destra. Vito Francesco serve Mandelli che però si decentra, cross in area. È bravo questa volta Giovanni Robotti ad arpionare la palla e c'è un lancio lungo nella terra di nessuno a cercare Gueye, palla completamente sbagliata e palla che termina nel velodromo di cemento. Adesso la palla è terminata invece fuori con Liberati che guadagna vicino all'area di rigore del Dertona un fallo laterale, andrà alla rimessa con le mani il Varese. Varese che continua a provare a portarsi in avanti e adesso è Dall'Olio che si fa superare in area, c'è una conclusione da parte di Liberati e bravo Cizza a parare. Molinari di testa, batti e ribatti a centrocampo, ancora Palazzolo l'autore del gol. Palazzolo, viene tamponata la sua azione da Lillo Rossi, poi Palazzolo termina a terra e ancora un giocatore del Varese a terra e qua è fallo. Guri era a terra, Franco bollato da Tambussi. Non è facile tenere questa squadra che ha tanta tecnica soprattutto davanti. Tanto vediamo, adesso c'è questa specie di cross corto, corner corto. Sarà Liberati col suo sinistro che probabilmente sventaglierà la palla in area di rigore. Tante maglie nere ma anche tante maglie rosse in area. Ci sono solo due uomini in barriera del Dertona, sono Amaradio e La Cava. Come previsto, cross teso in area, non ci arriva nessuno. La palla termina dall'altra parte, forse l'arbitro ha visto un tocco di un difensore del Dertona perché assegna la rimessa al Varese ed è Mandelli che andrà a rimettere la palla in campo, il vice capitano, il metronomo di questa squadra. Con le mani Mandelli non trova nessuno, poi si avvicina Banfi che ha il problema di girarsi, prova col tacco a servire Mandelli, cross teso in area, ci arriva Tambussi per fortuna e palla che adesso è nei piedi di un giocatore del Dertona. L'arbitro, che ricordo è il signor Andrea Palmieri di Brindisi, vede un fallo. Purtroppo in questi 25 minuti non abbiamo ancora visto il miglior Sacca, che gioca praticamente in una posizione di contenimento, non è ancora riuscito a scattare. La partita la sta facendo il Varese. Batti e ribatti a centrocampo, è ancora il Varese che prova a scarpar via con Mandelli, anzi con Vito Francesco. Vito Francesco viene superato bene da Maradio, poi c'è un giocatore del Varese che sparacchia in fallo laterale. Dertona può rifiatare e Ilian Dall'Olio con le mani andrà a rimettere in campo la palla. Lancio lungo di Dall'Olio, ancora Mandelli col suo destro, poi Rossi, poi ancora Gueye, c'è un batti e ribatti a centrocampo, i minuti sono quasi 25, palla che termina fuori dal campo e la rimessa ancora una volta è appannaggio del Città di Varese. Città di Varese che adesso andrà a provare un'altra azione d'attacco, prova ad avanzare Liberati sulla fascia destra, è bravo questo ragazzo, cross sbagliato, preda di Lillo Rossi al centro dell'area, prima palla di Sacca che però sbaglia. Attenzione, c'è Guri solo in area, la sua conclusione ed è bravo Cizza ad intervenire. Un'altra clamorosa azione con Guri praticamente solo in area, è intervenuto poi Toniato e è comunque riuscito l'attaccante albanese a concludere, ma è stato bravo Cizza ad intervenire.
quindi il punteggio rimane ancorato sull'1-0 frutto del gol di Palazzolo al minuto numero 5 ed è ancora il Città di Varese che avanza, palla al piede sulla fascia sinistra, adesso c'è un cross in area, attenzione a Banfi che stava per provare il gol della domenica, non riesce bene l'aggancio e la palla termina in fallo laterale con ancora il Varese che prova ad avanzare con Mandelli, poi Vito Francesco, palla sulla testa di Rossi, poi ancora Toniato che di sinistro fa partire un campanile, non ci arriva nessuno, ci arriva però Amaradio, vediamo se innesca Sacca sulla fascia sinistra, purtroppo il passaggio di Amaradio è sbagliato e Sacca non ci arriva, D'Artona che fa fatica a fare gioco, troppe le assenze in casa D'Artona, tanto Tambussi sulla fascia destra lancia per Gueye che non ci arriva, ci arriva Andrea Lacava che gioca un po' in tutte le parti del campo, vediamo Lacava che prova ad avanzare, bravo a guadagnare un fallo laterale nei pressi dell'area di rigore nella zona di destra, arriva con le mani Tambussi, ecco Leo Tambussi che probabilmente cercherà in area un compagno, il lancio di Tambussi, preda di Mandelli, poi la cava in area, Andrea la cava, niente da fare, batti e ribatti, adesso attenzione c'è Guri solo in contropiede, bravo però Dall'Olio ad anticiparlo di testa e la palla a Cizza già lanciato sulla fascia destra a Rossi, da Rossi a Tambussi, da Tambussi a Falù Sambe, Sambe si gira, serve Sacca, vediamo se si accende Matteo Sacca, Sacca si accentra, serve Toniato che però perde palla, poi è bravo Sacca a recuperarla, Sacca prova a partire sulla fascia, Sacca, vediamo se riesce a crossare, così è, interviene però di testa Molinari, poi ancora Ilian Dall'Olio, sbagliato il suo passaggio che termina tra le braccia di Cassano, Cassano il portiere di casa classe 2004 che veste una sgargiante divisa gialla, perde un po' di tempo Cassano, poi rilancia lungo, rilancio preda di Rossi che poi lascia la palla tra le mani di Edo Cizza, ancora Lillo Rossi che riparte dalla sua area, serve sulla fascia sinistra Ilian Dall'Olio, da Dall'Olio ad Amaradio, Amaradio si ferma, poi ancora Dall'Olio, purtroppo D'Artona va per vie orizzontali, ancora Rossi che prova a sventagliare in avanti una bella palla per Sacca, è molto bravo Cottarelli ad intervenire e la palla termina in fallo laterale, già battuto Dall'Olio, prova la sventagliata Dall'Olio, troppo sul portiere, Cassano non ha nessun problema a uscire in presa alta, ancora il Varese con Palazzolo, poi Molinari, il passaggio lungo per Guri che scappa a Tambussi, l'arbitro non interviene, c'è stata una specie di sbracciata tra i due giocatori, tanto il D'Artona rifiata un attimo, ma attenzione c'è un altro tentativo in contropiede del Varese, fortunatamente l'ultimo passaggio troppo lungo e Lillo Rossi che palla al piede, serve sulla sinistra Dall'Olio, Dall'Olio ancora Rossi, D'Artona che fa fatica a venire in avanti, ancora Lillo Rossi quando i minuti sono 29, sbagliato questa volta il passaggio per Robotti, poi Mandelli a centrocampo per Vito Francesco, ancora Mandelli, Vito Francesco è il capitano, Mandelli è il vice capitano di questa squadra con tanti nomi illustri, e ancora Vito Francesco dalla fascia destra, c'è un lancio a cercare Guri, mi sembra, che stoppa male la palla, palla termina sul fondo in fallo laterale, era il giovane Cristian Baldaro che non è riuscito a conquistare la palla, a controllarla, D'Artona adesso che prova a venire in avanti, ancora una volta con Rossi
che rischia un po', ma serve bene Tambussi. Lancio lungo per Falussamb, che stoppa bene la palla. Bello il passaggio per Sacca. Sacca che prova a entrare in area. Bello il tiro cross di Sacca ad esterno, e Sacca e il portiere è obbligato a deviare in calcio d'angolo. Ci ha provato Sacca con un tiro cross ben servito da Samb, e c'è il primo angolo a favore del Dertona contro i tre del Città di Varese. Dertona in avanti, vediamo Robotti, cross in area, ci arriva Samb, ma la sua conclusione è completamente sbagliata. Poi c'è un fallo su un difensore del Varese, da studio, sarà cassato. Sì. Da studio volevo chiederti, appunto, a parte adesso Samb che sbaglia, come sta giocando in versione sempre assist, e se Sacca si è, tra virgolette, svegliato, è iniziata la partita anche di Sacca. E il centrocampo del Dertona, l'ultima domanda, come, chi è più in forma, chi vedi se la cava, Maradio, insomma, come stanno giocando tra tutti? Io fino adesso ho visto un'ottima prova di Lacava, ti confermo che negli ultimi 5 minuti sembra Sacca si sia svegliato. Samb tutto sommato, come al solito, si impegna, sbaglia tanto, ma ha fatto anche una buona cosa. A lui mancano le conclusioni, lo sappiamo. Tutto sommato comunque una prova discreta fino a questo momento. Ti dico, a centrocampo l'unico in palla mi sembra Lacava, Toniato fa il suo. Robotti purtroppo non lo vedo nel vivo del gioco, probabilmente deve ancora trovare la giusta posizione. Certo. Insomma, facciamo fatica comunque a fare gioco. Adesso vediamo un'azione ancora di Sacca sulla fascia sinistra, vediamo se si accentra. Sacca prova a passare alla cava, che però viene stoppato da Molinari. Ci sono comunque degli spettatori di Fede Tortonese qui accanto a me che fanno un gran tifo, non hanno lasciato sola la squadra. Attenzione, una palla in area, non ci arriva nessuno, neanche Robotti. Poi sulla fascia destra ancora Tambussi, da Tambussi a Toniato. Toniato che, come tutte le domeniche, fa il suo, e non è facile. C'è un lancio per Falussamb che è in grave ritardo e la palla si spegne tra le braccia del portiere Cassano. Cassano che andrà alla rimessa lunga probabilmente. I minuti sono 33 al mio cronometro. Palla adesso di nuovo a centrocampo con Amaradio che viene superato da Banfi. Banfi poi strattonato cade a terra. Adesso c'è un calcio di punizione a favore del Città di Varese. Siamo nella tre quarti di attacco del Città di Varese, però più vicini al centrocampo rispetto all'area di rigore. Un attimo di attesa, non so se dallo studio avete dei risultati. Qua c'è un giocatore del Città di Varese a terra, quindi se perderà ancora un po' di tempo. Sono quasi 34 i minuti al mio cronometro. Allora Domenico, con gli aggiornamenti è arrivato il pareggio del Ligorna come unico aggiornamento, quindi 1-1 fra Ligorna e Pondonà, e poi il resto è tutto invariabile. E allora sì, proviamo. Ricordiamo che alle 15 sono iniziate Festanese, Pinerolo e Vado Lavagnese, ovviamente 0-0. Allora, palla in area, nulla di fatto, fortunatamente Mandelli. Attenzione, adesso c'è un giocatore del Dertona a terra, fischiato Lillo Rossi, probabilmente c'è ancora qualche ruggine con i suoi vecchi tifosi. Lancio lungo, attenzione a Vito Francesco che si avvicina pericolosamente all'area, poi è Liberati che ha il problema di girarsi, serve male indietro Mandelli. Palla adesso in fallo laterale a favore dei giocatori del Dertona, anzi un fallo laterale a favore del Città di Varese. Il guardaline dice che bisogna cambiare e quindi è il Città di Varese che ha due passi dall'area, andrà a rimettere con le mani.
palla vicino all'area e Mandelli che lancia lungo a cercare Guri, la sua conclusione di testa è sbagliata, fuori di due metri, quindi nulla da fare per il Città di Varese, sarà Edo Cizza che andrà a rimettere e a calciare un fallo di fondo. Sarà Edo Cizza a calciare, tanto ci sono i bambini delle scuole calcio del Varese che fanno un gran tifo. Lancio lungo di Cizza in mezzo al campo, cadono in due, l'arbitro dice che non c'è nessuna irregolarità. Palla per Gueye, Gueye circondato da due giocatori, perde palla, poi però la palla termina in fallo laterale, sarà Tambussi con le mani a servire Toniato, lancio profondo di Toniato per Sacca, vediamo se riesce a tenere la palla, Sacca vicino alla bandierina, Sacca prova a entrare in area, la sua conclusione molle, ribattuta, poi ancora Sacca, Sacca per Amaradio, poi Toniato, la palla per la cava sulla fascia destra, serve Tambussi, Tambussi prova una specie di tiro, ci arriva Cassano, poteva essere pericolosa questa mezza conclusione, forse voleva crossare, palla in calcio d'angolo al 36esimo, Tambussi ci ha provato una specie di tiro cross smanacciato in angolo, palla in area per il Dertona, però troppo bassa, la cava, il tiro di Andrea la cava dalla lunghissima distanza, nulla da fare. E quando i minuti sono 37, nulla da fare per il Dertona, Varese ancora in vantaggio 1-0, almeno negli ultimi 10 minuti abbiamo visto una partita un pochino più equilibrata, Dertona che fa sempre tantissima fatica in avanti, ma almeno è più propositivo, è cresciuto Sacca sulla fascia sinistra, ed è Cassano che lancia una palla in mezzo al campo, preda di Tambussi. Da Tambussi il tentativo per Falu Samb, da Samb ancora la palla in avanti, c'è un fallo, una spinta di Samb, probabilmente l'arbitro la fischia, sarà Molinari o sarà Cottarelli probabilmente a calciare questo calcio di punizione, anzi no, è capitan e vice capitano Mandelli con la maglia numero 5 che probabilmente andrà a calciare. Lancio lungo a cercare Liberati, c'è uno scontro con Tambussi, l'arbitro dice che c'è fallo e probabilmente ci potrebbe essere anche un'ammonizione per Tambussi, vediamo l'arbitro cosa deciderà. No, dovrebbe essere cartellino giallo per rosso addirittura. Addirittura ha espulso Tambussi, non ho visto bene perché ero impallato dalla telecamera, ma sembra che ci sia il cartellino rosso per Tambussi, fallo volontario, e quindi una situazione disperata, Tambussi espulso. E allora c'è stato, ma è stato una, spiegaci, non ha fatto andare via l'avversario, come è stato? C'è stato un tentativo di Liberati su palla alta di conquistare la palla, Tambussi è intervenuto in maniera scoordinata, probabilmente l'ha colpito sia con la mano che con il ginocchio alto. Ma e l'arbitro, diciamo che sei riuscito a capire la tua opinione, ovviamente a parte quella dell'arbitro, espulsione. È difficile capire, sì. Per me, perché ripeto, ero un po' impallato da tanta gente che si è alzata, subito chiamato l'espulsione il pubblico, e purtroppo Dertona giocherà con un uomo in meno, quindi vedremo come si ridistribuirà la difesa, non so se entrerà qualcuno, anche se non si sa chi possa entrare, sinceramente. Potrebbe arretrare, non so, Maradio, per esempio, che è abituato a giocare un po' anche sulla fascia come terzino. Potrebbe, magari... Intanto adesso c'è l'ennesimo calcio di punizione
a favore del Città di Varese con Liberati che si è alzato. Cross teso in area, attenzione, ci arriva Gueye, palla che è fuori dall'area, prova Sacca a ripartire, Sacca che serve Samb, che poi serve a Maradio, ci arriva Maradio e viene sgambettato davanti all'area, e questa però era o espulsione o comunque ammonizione, l'arbitro ha dato la regola del vantaggio, ma non ci sto a questa decisione dell'arbitro, come ha espulso Tambussi praticamente solo davanti al portiere, a Maradio lo ha anticipato, per me era espulsione. La palla è terminata adesso in calcio d'angolo, non so se ci sono tanti giocatori del Dertona e anche d'Aidola che entrano in campo. Episodio sicuramente controverso. Minuto 41, grossa occasione per Amaradio, lanciato in contropiede. E qua sicuramente è una decisione che non accetto, ma purtroppo così ha deciso l'arbitro. Guarderemo poi questa sera negli highlights. Quindi c'è stato un contropiede del Dertona sostanzialmente molto veloce, molto veloce. Amaradio praticamente ha superato in velocità il portiere, i due si sono scontrati. Probabilmente era leggermente fuori area o non, era proprio al limite dell'area. L'arbitro ha dato il vantaggio, effettivamente Toniato poteva calciare a rete anche se da posizione defilata, ma quando ha visto che l'azione non è andata a buon fine, secondo me doveva almeno prendere una decisione nei confronti del portiere. Comunque calcio d'angolo, Robotti, sbagliata la conclusione di Samb che poi pretende il calcio d'angolo, forse c'è stato anche un tocco di mano, Samb continua a protestare, l'arbitro però decreta almeno il calcio d'angolo, sarà ancora Robotti dalla bandierina, grande rammarico perché insomma Dertona non merita questo tipo di trattamento. Robotti dalla bandierina, secondo angolo consecutivo, ci vorrebbe un po' di fortuna, cross teso in area, troppo lungo, parte adesso Cottarelli come un treno dalla fascia destra, ancora Cottarelli, palla al piede, serve Vito Francesco, poi Liberati, ancora Vito Francesco, la palla è troppo lunga, tanto Canepa in segno di protesta ha lasciato la tribuna centrale. Da Cizza a Rossi purtroppo i minuti passano, sono ormai 43, e Andrea Lacava che è andato in difesa a dare una mano a Rossi e a Ilian Dall'Olio, adesso è Palazzolo che viene in avanti, serve Banfi, da Banfi a Vito Francesco, il Città di Varese prova a avanzare sulla fascia destra, ancora il capitano Vito Francesco prova a servire Guri, e Toniato che interviene bene, poi a centrocampo interviene ancora il Varese che prova con Liberati a venire in avanti vicino all'area di rigore, si libera bene Liberati che non conquista il calcio d'angolo, anzi sì, l'arbitro vede un tocco di un difensore del Dertona, Dertona che probabilmente sarà costretto a cambiare qualcuno. Vediamo cosa deciderà di fare Daidol, è ancora il Varese intanto che si avvicina. L'arbitro assegna... Attenzione, palla in area, 2 minuti di recupero intanto, siamo praticamente sul finale del primo tempo con il Varese che prova a venire in avanti sulla fascia destra con Liberati, da Liberati all'indietro, palla adesso a Molinaro.
Palla ancora a Cottarelli, l'ex del Pondonnaz lancia in avanti una palla tesa, preda di Rossi che scaraventa la palla in fallo laterale, ma è ancora Liberati che andrà a rimettere velocemente la palla in gioco, poi lascia l'incombenza a Vito Francesco. Ancora il Varese che avanza, però è bravo Rossi a proteggere l'uscita di Cizza. Ormai siamo sul finale di questo primo tempo, sicuramente Varese ha fatto molto di più del Dertona, però quando ci sono da prendere decisioni bisogna prendere da una parte e dall'altra. Dertona penalizzato dalla non decisione dell'arbitro poco fa sul fallo su Amaradio. Intanto Andrea Lacava, serve Robotti che non ci arriva. Ancora il Varese che si presenta in avanti, ma è bravo Rossi a ricacciare la palla verso la metà campo del Varese, palla che però termina in fallo laterale. Ormai il primo tempo è praticamente finito, forse manca un minuto. Città di Varese che viene in avanti sulla fascia sinistra, Liberati, poi Robotti interviene bene sulla palla. Adesso è Cottarelli che serve Banfi, poi ancora Cottarelli, poi Banfi, e l'arbitro dice che può bastare così. È finito il primo tempo qui allo stadio Franco Ozzola, 1-0 a favore del Città di Varese. Le squadre adesso stanno andando negli spogliatoi, noi vi ridiamo la linea per riprenderla tra un quarto d'ora circa per seguire questo secondo tempo dove il Dertona probabilmente, anzi sicuramente, giocherà in 10 uomini. Grazie, grazie Domenico. Allora torniamo in studio in diretta. Allora, primo tempo al Franco Ossola, Città di Varese in vantaggio per 1-0, gol dopo pochi minuti, al quinto precisamente, con un centrocampista, appunto Palazzolo, uno dei tanti grandi giocatori di cui la squadra varesina dispone. Allora ricordiamo che oltretutto il Dertona, la reazione non è stata proprio efficacissima, ma c'è stata sicuramente a fine primo tempo. Peccato per l'ennesimo forse esagerato comportamento, troppo agonismo usato dal solito Tambussi, che al 39esimo viene espulso direttamente dal direttore di gara, e quindi il Dertona si trova sostanzialmente a giocare in 10 contro 11. Allora Cristian, intanto alziamo i microfoni, anche il tuo microfono. C'è Gianni. Benissimo. Sì, Gianni, sì. Eccolo qua. Ciao Gianni. Buon pomeriggio, buona domenica a tutti i nostri ascoltatori. Grazie. Io vado diretto, Gianni, su due episodi di fine primo tempo. L'espulsione di Tambussi, ma vorrei capire anche cosa è successo dall'altra parte. Ho sentito un Domenico in cronaca ovviamente molto turbato dal fatto che c'è stato poi un fallo anche su Amaradio, che forse poteva dare origine quantomeno a qualche intervento anche lì del direttore di gara contro il portiere, che è uscito forse con troppa foga. Ecco, ci spieghi un po' questo finale, diciamo, con un Dertona che spingeva un po' di più, mi è parso di comprendere, e poi quell'espulsione di Tambussi, che cavolo, è sempre, forse usa sempre troppo agonismo, sempre ammonito, e oggi addirittura espulso direttamente. Sì, allora io non so cos'è, perché questo nervosismo in questa squadra. Cioè noi non abbiamo mica giocato male, sai, anche con l'espulsione è meritatissima, perché Tambussi è entrata ad altezza di testa sul suo avversario, quindi se lo graziava gli dava il giallo, purtroppo gli ha dato il massimo della pena e l'ha espulso. E proprio su quella ripartenza lì, sì, noi abbiamo avuto un episodio controverso che ci può portare al pareggio, perché o c'è espulsione o c'è calcio di rigore, perché o c'è espulsione per il portiere perché c'è un fallo netto. Quindi tu hai visto, ecco, perché il dubbio di Domenico era capire se era in area, al limite, non è riuscito bene a capirlo. Quindi tu pensi che fosse... Secondo me non era in area, era al limite. Però ultimo uomo, occasione da rete, c'è l'espulsione anche per loro. Sì. E lì questo... usa Scapanò, eh. No. Se poi la vogliamo vedere in maniera diversa va bene, però noi per come siamo in emergenza, con 8 giocatori fuori squadra, 3 crociati e tutto quello che ci è successo in settimana, noi stiamo facendo fin troppo bene. Non pensavo che oggi, pensavo di arrivare qua e prenderci una baccata, però
insomma stiamo resistendo, vediamo il secondo tempo come va. E allora volevo chiederti un'ultima cosa, anche allora squadra abbiamo detto ci sono 7 assenze, quelle più o meno di settimana scorsa, a cui si è aggiunto anche da Fonchio in questa settimana, no? Che si è aggiunto anche da Fonchio questa settimana, sì. con la sua caviglia, e quindi siamo proprio in emergenza. E Toniato anche lui, diceva Domenico, la febbre fino a venerdì. Hanno quindi avuto la febbre, Toniato, Rossi hanno avuto la febbre, ma sono in campo, resistono, anche perché siamo in emergenza, probabilmente la società ha chiesto di stringere i denti, però noi abbiamo regalato il gol, perché il gol parte sì. da una nostra perdita di palla a metà campo. Sì, questa palla vagante in area, loro soli, prima non esatto, ecco. Abbiamo regalato il gol, e più abbiamo regalato anche delle occasioni veramente che non ci possiamo permettere in emergenza come siamo. Certamente, però comunque il Dertona, ecco, l'unica cosa un po' rammarico, visto che il Dertona la partita la fa nonostante tutto, anche Sacca nel finale mi è parso di capire che è partito e quindi sta facendo il Sacca che conosciamo, è proprio questa espulsione che adesso però impone, magari non lo so se giocheremo con gli in panchina, io non conosco quasi nessuno, Gianni, sono quasi tutti della primavera del Dertona, quindi a parte Licco e Mercai ovviamente, sicuramente. Quindi non so se potrà sostituire qualcuno con Casassa, Moci, Massone, ecco, non conosco neanche bene i ruoli, quindi staremo un po' a vedere se la formazione. Comunque Stefano, perdendo un difensore centrale, noi sicuramente dobbiamo cautelarci, sì. togliere una punta o giocare così in emergenza, non lo so, togliere una punta e mettere un difensore, anche se questo è un giovane, certo, Gianni, via randellate, via. Tra Guei e come hai visto oggi Guei e Sambi, ultima domanda. Ma sì, hanno fatto loro, hanno cercato di spizzare, sì. Guei ha avuto un pallone clamoroso a 2 metri dalla porta, ha avuto un'occasione clamorosa e purtroppo ci è sfuggita. Bene. Cioè non bene purtroppo, ma bene nel senso abbiamo fatto. No, inteso come sì. come ottimo collegamento, ecco, quello intendevi. Allora Gianni, ci risentiamo come al solito prima di fare l'intervista, proprio nel finale di partita, per il commento appunto di, va bene, di Città, va bene, di Varese, Stefano, d'Artona. Grazie. Di nuovo buon pomeriggio e speriamo che il D'Artona dia una svolta a questo suo secondo tempo. Dai, ce lo auguriamo tutti. Grazie Gianni. Allora torniamo in studio, sì Davide, scusami, Cristian. Allora andiamo a vedere, prima della pubblicità, tra un minuto, non abbiamo finito di leggere appunto quello che è il programma dei risultati di questo parziale, ovviamente a parte Borgosese e Barra giocata ieri 1-2, leggiamo allora i risultati di questi finali dei primi tempi. Dunque 0-0 tra Alba e Saremese, 1-1 tra Albenga e Gozzano, 0-0 fra Alcione e Chieri, vantaggio dell'Asti 1-0 con la Vogherese, 1-1 tra Ligorno e Pondonna, 0-0 tra Ticino e Chisola, e le partite delle 15, Pezzanese 0, Pinerolo 0 e il Vado vince 2-0 in casa con la Lavagnese. E allora, esatto, quindi il Vado scatenato, e anche il Vado insomma un po' che non, però con la Lavagnese è già in vantaggio 2-0 dopo neanche mezz'ora, perché è iniziata alle ore 15. Vado a vedervi anche i marcatori: Donaggio al 14esimo e Capra al 16esimo, quindi un 1-2 che sta stendendo appunto la Lavagnese nel derby ligure. Allora, sono le 15:23, abbiamo ancora circa 7 minuti, ma naturalmente è nostro dovere fare un momento di pausa pubblicitaria e poi torniamo ovviamente in diretta dal Franco Ossola per il secondo tempo di Città di Varese d'Artona. Allora andiamo con la pubblicità. Esperienza, affidabilità e competenza contraddistinguono la GE Trasporti, che opera in tutto il Nord Italia. Uno staff dinamico e qualificato è a disposizione per ogni tipo di spedizione e spostamento merci. La GE Trasporti si trova in via dell'Asilo 6 a Monbisaggio, nei pressi di Tortona. Telefono 0131 88 91 54. GE Trasporti, la tua merce. In buone mani. Generi alimentari genuini e di qualità, e i prodotti del territorio tortonese sono elementi chiave dell'assortimento della latteria di San Bernardino in Corso Don Orione a Tortona. Varietà selezionata di insaccati, latticini, frutta, verdura, dolciumi e squisite proposte gastronomiche. La latteria si propone come partner affidabile per ricorrenze ed eventi con suggestive composizioni di salumi, formaggi e tante altre sfiziosità. La latteria, tutti i sapori più buoni.
Qualità, prodotti selezionati, i profumi della tradizione tortonese. Sono gli ingredienti perfetti per un pranzo o una cena nella splendida cornice del ristorante Cerchi di Tortona. Dal 1948 la famiglia Cerchi mantiene viva l'eredità culinaria dei Colli Tortonesi in un ambiente unico ed accogliente. Cerchi è anche albergo, una piccola oasi di pace dove la cura dell'ospitalità è sempre in primo piano. Per informazioni e prenotazioni telefona allo 0131 86 30 33. Angels, salone di bellezza nel centro di Carbonara Scrivia, propone le migliori acconciature del momento e servizi di estetica tradizionale ed avanzata. Qualità, creatività e macchinari innovativi in un beauty center nuovo e rilassante. Angels è aperto dal martedì al sabato con orario continuato dalle 8.30 alle 18.30. Per appuntamenti puoi telefonare o mandare un messaggio al 346 35 21 070. Angels, scopri la tua bellezza. La tua vita, la tua radio. E allora torniamo in studio. Stavo facendo due risate con Cristian qui perché stiamo osservando appunto la risistemazione dei nostri al Franco Ossola. Ringraziamo ovviamente per l'ospitalità l'ufficio stampa e la squadra del Varese. E siamo appunto rientrati in studio, sono passati circa 10 minuti, Cristian, dalla fine del primo tempo. Una battuta, allora, poi mi devo far spiegare meglio da Domenico, allora l'occasione di Gueye, perché c'è stata probabilmente la migliore occasione sia quella di Gueye o Samba, adesso mi devo far spiegare meglio anche da Domenico, diceva Gianni De Caro che abbiamo ascoltato a fine primo tempo. Allora, un Dertona che ha preso il gol a freddo anche oggi, dopo mi sembra che anche con l'assi siamo andati sotto subito, quindi... Subito. Però mi sembra, anzi senza mi sembra, la reazione del Dertona c'è stata, si è acceso Sakà intorno alla mezz'ora e anche un tiro di La Cava poco dopo aver subito il gol. Sì, sicuramente anche il fatto di giocare un secondo tempo in 10 condiziona, però abbiamo visto un Dertona rimontare il Chisoli in 10 e sicuramente siamo una scossa, siamo i gol, siamo i gol degli attaccanti, siamo i gol di Samb. Domenica sappiamo tutti che aveva sbagliato due rigori, quindi oggi la palla va buttata dentro come minimo e... ma ce la faremo in 10, perché Tambussi mi sembra che sia un po', cioè veramente penso che sarà uno dei giocatori più fallosi in tutto il campionato, che ha preso quantomeno più cartellini tra gialli e rossi tra tutti. Sì, sicuramente perdere un difensore centrale a partita in corso e darà molti spazi in più al Varese. Mi aspetto di vedere un Dertona che si spingerà molto in avanti nel secondo tempo provando a pareggiare. Però ripeto, speriamo che arrivino finalmente i gol, soprattutto dalle punte. Allora, intanto vedo Domenico, non so se ci sente. Sì, perfetto, vedo che possiamo intanto magari passare l'immagine a Domenico, così direttamente dal Franco Ossola, così che facciamo una chiacchierata anche e gli ascoltatori ci sentono in diretta. Allora Domenico, dicevamo con Gianni a fine gara che il Dertona comunque ha avuto una buona reazione e c'è stata, ecco, un'occasione, forse l'occasione migliore, diceva Gianni, è quella con Gueye, ho capito male forse, con Samuel. C'è stata un'occasione con Gueye, ma direi che l'occasione clamorosa l'abbiamo avuta con Amaradio a 5 minuti dalla fine. Amaradio solo davanti al portiere che gli è andato incontro, probabilmente al limite dell'area, e secondo me l'arbitro doveva espellere il portiere o comunque anche finita l'azione, se non era rigore, dare almeno un calcio di punizione. Poi, come dicevi prima, c'è stata un'occasione, un colpo di testa che poteva essere molto meglio di Gueye, ma non era vicinissima alla porta, quindi insomma. Poi era, si è acceso, diretto in porta, o era un assist? Non era diretto in porta, probabilmente voleva fare un assist, io l'avrei indirizzato in porta, un assist sbagliato, troppo largo, e non se n'è fatto di nulla. Poi si è acceso Sakà con un bel tiro cross al 30°, una palla che stava per infilarsi sotto la traversa, ma era molto centrale, quindi il portiere ha alzato la mano destra e l'ha smanacciata in calcio d'angolo. Direi un Dertona che va elogiato, perché non è facile giocare in questa situazione con tutti questi infortunati, e tutto sommato la reazione c'è stata. È chiaro che insomma c'è una differenza tecnica e di spessore notevole tra le due squadre. Il Varese
lasciami dire, ha dato la sensazione anche a lunghi tratti di non voler troppo infiorire, perché non è che abbia spinto tantissimo. Varese, che già in passato ha rischiato tanto in casa, nel senso che non ha chiuso le partite, e quindi è l'ultima speranza che ci rimane. Probabilmente nella ripresa giocheremo con una difesa 4 con Rossi e Ilian Dall'Olio centrali, e la cava è a maradio sulle due fasce, perché praticamente in panchina non abbiamo nessun difensore di ruolo, quindi ci sarà un cambio tattico, e te lo confermo, vedo già la squadra schierata con una specie di 4-3-2 con ancora i due colored davanti, Guei e Samb, e Saccatto, Niato e Robotti a centrocampo. E allora, partiti intanto. Bene, allora ti lascio la linea. Bene. Siamo partiti puntuali con il Città di Varese che prova a venire in avanti, D'Artona che si difende, Mandelli a centrocampo difende palla, c'è una sventagliata a cercare Vito Francesco, retrocede Banfi. Da Banfi a Cottarelli, lancio lungo a cercare Guri che viene anticipato di giustezza da Lillo Rossi, e la palla termina tra le braccia di Edo Cizza. Cizza che andrà a calciare col suo sinistro una palla, un campanile lungo a centrocampo, ci arriva Gueye che prova a servire Sacca che non ci arriva, batti e ribatti a centrocampo, poi è Guri che prova a portarsi in avanti, viene francobollato da Maradio, l'arbitro dice che c'è fallo, e quindi si ripartirà con un altro calcio di punizione a favore del Città di Varese. È Mandelli che andrà a calciare questo calcio di punizione per Liberati, siamo sulla fascia destra, da Liberati a Vito Francesco che è il capitano, cross in area, ci arriva Dall'Olio che però spazza non bene la palla fuori area presa di Liberati, che è un ragazzo di sicuro talento. Poi ancora una palla al centro dell'area per Banfi che non mi sembrava in posizione regolare, ma l'arbitro lascia proseguire con il D'Artona che si butta in avanti, Guei è nella terra di nessuno. Ancora il Città di Varese avanza, ricordo che Città di Varese è con un uomo in più. Ancora Città di Varese in avanti, questa volta sulla fascia sinistra, prova ad avanzare con Guri, adesso però c'è fuori gioco e il D'Artona rifiata, D'Artona che andrà a calciare quando i minuti sono due nella ripresa, un calcio di punizione fuori dalla sua area di rigore con Edo Cizza alla seconda da titolare, Sattanino in panchina, Edo Cizza rilancia lungo col suo sinistro, bello rilancio a cercare Samb che spizza la palla, c'è un batti e ribatti, poi Toniato prova a calciare in area, la palla arriva direttamente tra le braccia del portiere Cassano, Cassano che è stato poco impegnato nel primo tempo, a parte il tiro cross di Sacca, c'è stato un mezzo tiro di Tambussi e poi la sua uscita secondo me irregolare su Amaradio, ma vedremo meglio questa sera negli highlights. Intanto è Rossi che rilancia in avanti, batti e ribatti a centrocampo con la cava che deve arretrare, bravo la cava a superare il suo diretto avversario, sventaglia per Amaradio, Amaradio cross teso in area, ci arriva male Samb, la palla lemme lemme tra le braccia del portiere Cassano. Intanto i tifosi del Varese incitano la squadra a dare qualcosa di più, palla in fallo laterale, Città di Varese con le mani andrà a rimettere la palla in gioco, Città di Varese che viene in avanti dalla fascia sinistra, attenzione al capitano Mandelli, al vice capitano Mandelli, a Maradio che interviene, anzi è Dall'Olio, la palla sta per raggiungere Gueye che però viene anticipato sulla fascia destra, ancora il Città di Varese con Liberati, accelera adesso il Varese, attenzione a Liberati, viene contratto da Maradio secondo me sulla palla, l'arbitro invece concede il fallo, già battuto, attenzione, prova a entrare Vito Francesco con un fendente in porta,
una bomba in area, ma la palla termina sull'esterno della rete al quarto minuto. Conclusione di Capitan Vito Francesco, ma palla che termina sull'esterno della rete. E ancora il Dertone adesso che prova ad avanzare. Siamo nella linea di centrocampo con Robotti che lotta, viene anticipato da Molinari. Poi ancora Dertona che dalla fascia sinistra con le mani rimette in gioco la palla, sbaglia però la rimessa il Dertona, gli è scappata la palla dalle mani ad Amaradio, al ragazzo di Arquata che comunque sta giocando una buona gara. Quindi rimessa adesso del Varese che però sbaglia, centrocampo Toniato, da Toniato a Sacca, da Sacca alla Cava, prova a distenderti sulla destra alla Cava, poi serve Sacca che raggiunge palla vicino alla bandierina, Sacca prova a superare il suo avversario che però lo beffa e il Dertona purtroppo perde palla che si perde in fallo laterale. Il Varese, quando i minuti sono 6 nella ripresa, si riporta in avanti. Lancio lungo a cercare Guri, poi interviene la Cava che viene strattonato e c'è ancora una palla a pannaggio del Dertona. Un calcio di punizione nella propria metà campo, sarà Lillo Rossi a calciare, calcia lungo a cercare Samb che non ci arriva, ci arriva Liberati in mezzo al campo, fa ordine, poi serve in profondità una bella palla per Cottarelli, vediamo il Varese in area, scivola Liberati, poi c'è anche un fallo su Amaradio che è in... è per terra, si rialza prontamente il ragazzo di Arquata. Da studio. Sì. Sì, volevamo sapere se c'è qualche movimento sulla panchina del Dertona e poi come si è messa a livello offensivo, se gioca con le due punte o se c'è Samb, quindi se è un 4-4-1 o 4-3-2. No, è un 4-3-2, ci sono Samb e Guei è davanti con Sacca che dà loro una mano. E dietro, ripeto, giochiamo a 4, insomma un Dertona che sembra comunque abbastanza equilibrato, certo facciamo una gran fatica davanti, ma non è una novità, insomma oggi ancora di più, giochiamo un 1 in meno con una squadra di ragazzini, è chiaro che stiamo facendo fatica, in però tutto sommato... c'è qualche movimento in panchina? Dai, dove la sta pensando panchina, qualcosa? In panchina si stanno scaldando tutti i giocatori della panchina, compreso Mercai, vedremo se negli ultimi 15 o 20 minuti è rientrato Casazza dopo tante giornate di assenza, che è un ragazzo comunque giovane, ma è un ragazzo comunque che fa parte della rosa della prima squadra, mentre tutti gli altri fanno parte della rosa della nostra juniores allenata da Andrea Martignoni, che ieri ha pareggiato 1-1 a Lavagna contro la Lavagnese. E adesso purtroppo si perderà ancora del tempo perché c'è un giocatore del Varese a terra, l'autore del gol Palazzolo, sono entrati sia il medico che il massaggiatore, quindi se perderà un attimo di tempo qui a Varese, vedo Mercai che forse sta accelerando l'allenamento, intanto vi do una Molinari va a chiedere istruzioni a Corrado Cotta, prego. Da studio gli aggiornamenti dei risultati, Alba Sanremese 0-0, sempre 1-1 la capolista Albenga contro il Gozzano, 0-0 l'altra capolista Alcione Chieri, Lasti che provvisoriamente raggiunge proprio Albenga, Alcione e Chisola perché sta vincendo in casa con la Vogherese 1-0, il Ligorna ha pareggiato quindi 1-1 l'abbiamo detto in casa con il Pondonà, 0-0 Terra di Ticino e Chisola, bella partita anche questa probabilmente tra due squadre in forma, Fezzanese e Pinerolo iniziate alle 15, siamo quindi a fine primo tempo quasi 0-0, mentre il Vado 1-2 è in vantaggio 2-0, dopo 16 minuti era già 2-0 in casa contro la Lavagnese. Questi i risultati parziali insomma di questa giornata, a parte l'anticipo come detto di ieri, la vittoria del Bra 2-1 a Borgosesia. Va bene, ti ringrazio, quindi qualche sorpresina c'è, partite che sicuramente...
andranno ben oltre il 90esimo, come al solito ci potrebbero essere altre sorprese. Intanto la palla termina nell'area di rigore del Varese, ma Cassano non ha nessun problema a prendere la palla, perde anche un pochino di tempo, adesso la butta fuori perché c'è un altro giocatore del Varese a terra, era appena uscito il massaggiatore e il medico dal campo, forse è lo stesso giocatore che probabilmente non è in grado di continuare, adesso allarga le braccia Corrado Cotta, vedremo cosa deciderà. Ancora questo giocatore, probabilmente Palazzolo, che è ancora seduto sull'erba, entra di nuovo in campo il massaggiatore, intanto si perde ancora tempo di calcio vero, nella ripresa non se n'è praticamente visto, sono già passati 10 minuti in questa ripresa, sinceramente non so dirvi se è un bene o un male, perché da una parte ho paura che il Varese raddoppi, dall'altra vorrei vedere qualche azione pericolosa di un Dertona che anche oggi è decimato dalle assenze. Vediamo intanto che si rialza il giocatore del Varese, ma non so sinceramente se sarà in grado di proseguire la partita. Il capitano dice che probabilmente va cambiato. Si tratta del numero 14 Guri, quindi il centravanti Guri, bomber albanese che gioca assieme a Banfi, e probabilmente non ce la fa Guri a rimanere in campo, entra un'altra punta che dovrebbe essere Di Maira, e così è il numero 33 Di Maira, Filippo Di Maira, trentenne, 29 anni, entra Di Maira che ha avuto poco spazio. Il numero 14 Sindrit Gui entra con il numero 33 Di Maira. Entra Di Maira che quindi andrà a dare una mano a Banfi in avanti. Vediamo che la palla sportivamente il Dertona la restituisce al portiere del Varese Cassano, e finalmente dopo aver perso almeno 4 minuti nel corso delle due interruzioni si potrà ritornare a giocare con il Varese che riparte dalla fascia destra, perde però palla grazie a Robotti, poi vediamo Samb che cade a terra, vediamo che l'arbitro finalmente decreta un calcio di punizione a favore del Dertona, siamo sulla fascia destra, anzi sulla fascia sinistra d'attacco del Dertona, fascia destra difensiva del Città di Varese, Toniato che probabilmente andrà a calciare la palla in area, Sacca appena fuori dall'area, è Toniato che col suo destro andrà a calciare, qua ci vorrebbe anche un colpo di fortuna, Toniato, palla in area, troppo lunga la palla che va direttamente a finire sul fondo, non dobbiamo sprecare queste palle inattive che sono le uniche che ci potrebbero dare la possibilità di renderci pericolosi. Intanto è il portiere Cassano che con grande calma va a posizionare la palla nella sua area per la rimessa lunga. Cassano calcia lungo, palla che termina sulla testa di Rossi, batti e ribatti a centrocampo, Banfi, poi a Maradio, Samb lotta ma perde palla, poi l'arbitro dà la rimessa al Dertona, Gueye, poi ancora il Dertona a centrocampo con Toniato, c'è un palla a favore del Dertona in quanto Vito Francesco l'ha trattenuta con le mani, è Ilian Dall'Oglio che lascia il calcio di punizione sulla riga che demarca il campo, la metà campo a Toniato, Toniato chiede lo schema, lancio lungo di Toniato profondo in area, troppo verso il portiere e purtroppo un'altra azione che si va a perdere tra le braccia del portiere Cassano. In questa ripresa Dertona non riesce a costruire azioni pericolose, ancora Cassano che perde un po' di tempo, poi calcia lungo a cercare Banfi, palla liberati di testa in avanti, palla però
recuperata da Rossi, che palleggia con la palla, poi la ributta in avanti, palla che termina in fallo laterale a favore della squadra di casa. Con Benacquista poi avanza ancora il Varese vicino all'area di rigore, l'ultimo tocco è di Benacquista e la palla quindi è a favore del Dertona. C'è un guardaline che fa arrabbiare Amaradio, ma la partita riprende. Ancora un fallo laterale a favore del Dertona con Amaradio, il ragazzo di Arquata, serve Samb che prova a servire Gueye, non ci arrivano, non si capiscono i due, batti e ribatti a metà campo, Rossi, lancio lungo a cercare Sacca che viene anticipato di testa, batti e ribatti, Robotti, Gueye, palla a Sacca al limite, Sacca prova a entrare in area, viene anticipato da Cottarelli, Cottarelli anticipato dalla Cava, poi la Cava anticipato a sua volta da Mandelli, adesso l'arbitro vede un fallo su Cottarelli e c'è un calcio di punizione a favore degli uomini di Corrado Cotta. Varese che andrà a calciare il calcio di punizione vicino alla propria area con il suo portiere Cassano. Cassano, lancio lungo a cercare Banfi, anticipato da Rossi che poi rilancia con un campanile a cercare Gueye, superato da Cottarelli, batti e ribatti a centrocampo, esce bene Dall'Ollio, poi però perde palla, attenzione a Liberati, in area Liberati, la bomba, la grande parata di Cizza che poi para ancora, si mangia un gol fatto in città di Varese, bella la parata di Edo Cizza su Liberati che ha scaricato una bomba in area con i pugni chiusi, bravo Cizza, il portiere tortonese, al minuto 17, grossa occasione per il città di Varese, ancora il Varese che viene in avanti, guadagna poi adesso un fallo laterale, c'è l'ammonizione per Amaradio. Un po' di nervosismo c'è tra i ragazzi tortonesi. 1-0, ricordo, risultato immutato, ammonito anche Amaradio quando i minuti dovrebbero essere 17. In forse c'è un altro cambio, questa volta per il Dertona, dovrebbe fare l'ingresso in campo Casassa. Esce Amaradio, probabilmente entra Casassa, l'ex centrocampista del Vado. Con il numero 8 Amaradio entra con il numero 14 Casassa. L'ha detto adesso lo speaker dello stadio. Entra Casassa, esce Amaradio. E quindi un giocatore molto giovane, ex Vado. È l'esordio, sì. Credo. È l'esordio. No, mi stai stimolando. Ha giocato una partita disastrosa in casa contro il Chieri. Dove aveva permesso alla squadra avversaria di pareggiare comunque o di non segnare, e aveva sbagliato un gol clamoroso. Comunque quel che è stato, intanto, è stato, Domenico, il giocatore... C'è un aggiornamento importante perché la Vogherese l'ha completamente ribaltata con l'Asti, quindi 2-1 della Vogherese ad Asti. Una squadra in forma, attenzione a Sacca. Sacca che guadagna un calcio di punizione bellissimo sulla linea che delimita l'area di rigore, qua ci vorrebbe un miracolo, una pennellata di Robotti o di Sacca in una giornata molto sfortunata. Milena dice ci vorrebbe Ronaldo. Comunque niente, per completare il discorso, Casassa è un giocatore dell'ex della primavera del Vado, arrivato quest'estate, non ha avuto un inizio fortunato ma ha avuto anche un lungo infortunio e speriamo che oggi possa rifarsi. Vediamo chi si occuperà della battuta di questo calcio di punizione, leggermente spostato sulla destra, una posizione ideale per un piede fine. Non so se anche Rossi si avvicina alla palla, poi decide di allontanarsi, ma secondo me ci proverà Giovanni Robotti. C'è anche Samb sulla palla.
vediamo se Robotti farà vedere un colpo di classe. Vediamo Robotti. Parte Samb, la sua conclusione fuori. Non ha calciato male Samb, ma troppo alta la sua conclusione. Abbiamo sprecato questo calcio di punizione. Pensavo che tirasse Robotti, ha tirato Falu Samb. Al 20esimo, quindi, c'è stato un calcio di punizione di Falu Samb, un metro sopra la porta. Sicuramente si impegna il centravanti del Dertona oggi. Si impegna, probabilmente sia lui che Mercai sono stati strigliati, vedremo anche cosa deciderà il mercato comunque. Sì. Una punizione da calciare meglio, almeno provare di mettere in difficoltà il portiere. Attenzione a Sacca, entra in area, la palla per Samb che sbaglia un gol già fatto. Un gol incredibile, sbagliato da Falu Samb, solo davanti al portiere. Bisognava solo metterla in porta. E intanto guardo la dirigenza perché siamo stufi di vedere certa gente. Siamo stufi. Scusate per lo sfogo, ma questi sono gol da fare. Sacca gli ha messo un cioccolatino solo davanti al portiere. Sacca ha fatto un'azione delle sue sulla sinistra? Sulla sì, un'azione dalla destra. Dalla destra una palla, un cioccolatino solo da appoggiare in porta. È arrivato scordinato Falu Samb e purtroppo non è riuscito a deviare. Altezza dell'area piccola, stiamo proprio vicini alla porta. No, davanti al portiere praticamente, a un metro dal portiere, un gol già fatto, comunque lasciamo perdere, adesso esce Robotti. Esce Robotti, probabilmente entrerà Mercai, non ho capito, un attimo, sì, esce Robotti ed entra Mercai. Mercai che va a abbracciare Sacca, esce anche Liberati. 17 Liberati entra con il numero 11 Peristinotto, al numero sostituzione anche per il Dertona, numero 20, esce minuto numero 22 esce Robotti, entra Mercai. Ma spiegaci, non ho capito, adesso Robotti, vorrei chiederti che prestazione ha fatto, insomma un giudizio vabbè, tuo personale, ma abbiamo due punte, Guei che non si sente tutto e togli forse il giocatore che ha i piedi più buoni? Punto di domanda in una partita come questa? Si è visto poco Robotti, però sai che quando tocca la palla può sempre inventare qualcosa. Io avrei tolto uno tra Guei e Samb. Adesso c'è la prima ammonizione anche per Casassa che entra in maniera scordinata. Insomma, spiace perché in una partita così delicata, dove i padroni di casa comunque fanno fatica a trovare il gol del raddoppio, è stato molto bravo Cizza, insomma hai un paio di occasioni, non puoi sbagliarle in modo così clamoroso. Vedremo gli highlights questa sera, poi io forse ce l'ho un po' troppo in questo momento, anche sentendo insomma il malumore dei tifosi. Comunque va bene così, cosa vi devo dire, la partita è ancora sull'1-0 e adesso è entrato. Scusami, Domenico, ma l'occasione Mercai. Di Samb, la palla è uscita, la ciccata, che cosa è successo? Perché non abbiamo capito no, bene. No, l'ha toccata, ma adesso non mi ricordo se è uscita comunque dal campo. Comunque non ha preso lo specchio della porta, ecco, lasciami dire. Bisogna arrivare con una certa... Certo, non era una palla, è una palla in velocità, bisogna saperci arrivare in un certo modo, però... Saccaglia ha messo davvero, tutti dicono, un cioccolatino davanti alla porta, quindi insomma, comunque andiamo avanti, c'è un calcio d'angolo a favore del Città di Varese che non fa nient'altro che continuare a fare entrare dei giocatori. Adesso entrerà anche Popovcev, che di nome fa
Svetzolav, scusate, probabilmente non l'avrò pronunciato bene, esce il centrale Molinari. Tra l'altro vi devo dire, qui c'è anche un po' di ironia, non è che ci sia un rapporto idillico tra l'allenatore del Varese e i propri sostenitori. Comunque entra anche questo giocatore, ci sarà il cross in area, una palla che sfiora il palo, fortunatamente D'Artona riesce a tenere questo 0-1, anche se si deve mangiare le mani per queste occasioni. Ripeto, però, nelle partite dove sembra andare tutto male bisogna poi arrivare al 95esimo. Lancio lungo di Cizza per Samb, palla ancora a centrocampo, batti e ribatti, ancora attenzione Banfi in contropiede sulla tre quarti, si avvicina all'area di rigore, Banfi ne scarta uno, ne scarta due, poi Palazzolo in fuorigioco e il D'Artona riparte con Andrea Lacava che conquista un fallo laterale. Non posso sicuramente non sottolineare l'impegno di tutti i giocatori del D'Artona che stanno dando l'anima e questa è una cosa molto positiva, conto comunque una squadra molto competitiva. Ecco Andrea Lacava con le mani vicino all'area, Mercai sbaglia completamente l'aggancio, palla per Banfi, da Banfi a Palazzolo, da Palazzolo a Mandelli, Mandelli serve Banfi che sbaglia completamente l'aggancio, altra palla per Sacca, veloce Sacca che di tacco stava per arrivare in area, almeno 7 la prova oggi di Matteo Sacca, l'ho visto bene anche con un inizio difficile ma poi si è sicuramente ripreso, l'unico in grado a dare un pochino di vivacità. Anche buona la prova di Andrea Lacava, intanto è ancora il Varese, attenzione in area con Vito Francesco pescato in fuorigioco ma aveva parato bene Edo Cizza, Cizza autore di una buona prova, ha dato sicurezza, si è impegnato molto su alcune conclusioni difficili. Cizza col suo sinistro lancia per Samb, da Samb a Mercai, ancora Samb sulla fascia destra, poi è Sacca che prova ad accentrarsi, sbagliato il passaggio di ritorno di Mercai, completamente sbagliato. Ancora il Varese adesso al piccolo trotto sulla fascia sinistra. Vediamo il Varese avanzare ancora sulla fascia sinistra. Lancio in area. Attenzione, Banfi solo, il diagonale. E c'è il raddoppio del Città di Varese per il nuovo entrato Di Maira. 2-0. D'altra parte premi, poi insomma il gol doveva arrivare. Banfi entra in area liberissimo, Di Maira, un gioco da ragazzi, batte Recizza 2-0. Ha segnato con il numero 33 Filippo. Un giocatore che non giocava e non segnava da tempo immemore, un giocatore dall'ottimo fisico, 2-0 quindi per il Città di Varese che dovrebbe aver messo dalla sua parte la partita, da parte D'Artona in 10 uomini, D'Artona che ha avuto qualche occasione, l'ha sbagliata. 2-0, D'Artona che ricordo gioca in 10 uomini per l'espulsione di Tambussi. Mercai sbaglia completamente l'appoggio per Amaradio, palla che termina in fallo laterale. Ancora il lancio a cercare Di Maira, poi interviene Toniato, lancio lungo che termina direttamente in fallo laterale, ma c'è stata una deviazione.
ancora il numero 24, ben acquista, ed è la Cava che recupera e ottiene un fallo laterale. Lancio lungo adesso ancora per il Città di Varese, c'è un giocatore a terra, è Falu Samb, che adesso si rialza prontamente. Toniato, da Toniato a Lillo Rossi. Rossi lancia lungo, adesso attenzione, Guei è in area, Guei si gira all'ultimo minuto, si fa anticipare, poi Mercai cerca e trova la cava commette forse fallo di mano, Cotta predica la calma, ma Dertona che in 10 uomini ha perso anche un pochino di forza. Tanto c'è qualche commento da parte dei miei vicini di posto di Varese che dicono il Dertona non ha proprio niente e oggi probabilmente un po' di verità c'è in questo commento, visto che ci mancano 9 giocatori e visto che abbiamo fatto davvero fatica, anche se mi mangio ancora le mani per l'occasione di 10 minuti fa. Varese che prova a cercare il terzo gol, viene avanti sulla fascia sinistra, c'è un cross in area, attenzione ancora Di Maira che si gira e batte Cizza 3-0. Solo ancora Filippo Di Maira. Minuto numero 32, Di Maira. Sempre lui, Filippo Di Maira. 3-0. Me lo ricordavo come un giocatore, non ho sbagliato, anche se non gioca mai. D'altra parte Milena, solo in area. Solo noi sbagliamo questi gol. 3-0. E allora Domenico, partita virtualmente chiusa, anche qui cos'è stato, un contropiede con assist? Un contropiede, Di Maira solo in area, si è girato, una bella conclusione in diagonale, le altre squadre hanno dei centravanti, noi non li abbiamo Stefano, e quindi oggi poi ripeto ci sono tante attenuanti, però insomma. Sì però chissà con il gol, quel pareggio sfumato, insomma, ecco, forse sarebbe cambiato qualcosa. Forse sì, non posso dire che comunque che questa vittoria non sia strameritata, anche se ci sono stati degli episodi non belli, soprattutto nel primo tempo una decisione dell'arbitro che non mi è piaciuta, d'altra parte l'arbitro domenica scorsa ci ha dato 2 rigori, 1,5 non c'era, quindi insomma non è che tutte le domeniche ci possiamo appellare alle decisioni degli arbitri. No, ripeto, poi in settimana ci sono state anche delle cose che non è che mi siano piaciute tantissimo, perché comunque oggi abbiamo schierato 2 giocatori e probabilmente non potevamo farne a meno, perché siamo contati che in settimana qualcuno ha già detto che sono già stati tagliati dal Dertona, quindi ti lascio immaginare in che stato d'animo possono giocare, anche se tutto sommato Sam si è impegnato, non è stata la sua prestazione peggiore da quando è arrivato qui a Tortona, la punizione discreta anche se alta, però insomma quel gol davanti al portiere un bomber di razza l'avrebbe fatto, poi ci sono tutte le attenuanti del caso. Comunque intanto, anche Tambusi l'hai ricordato tu, no? Un giocatore che ci mette sempre il cuore, un giocatore che fa anche delle belle prestazioni, ma ogni tanto o ammonito o espulso lo è, quindi insomma. Sì, quasi ogni domenica credo che abbia una media di un cartellino a partita, quindi un po' troppo. Andiamo, solo ti do 2 aggiornamenti importanti, giusto per cambiare un attimo argomento, prendere un attimo di respiro, anche se lì la partita sostanzialmente è chiusa. L'Alcione è passato in vantaggio con Pioloco il 23esimo del secondo tempo sul Chieri, ma è importante il vantaggio del Chisola contro l'RG Ticino. Attenzione, solo sì. Davanti al portiere Vito Francesco si allunga troppo la palla, ma era in fuorigioco. Scusa, è Chisola che vince con l'RG Ticino. Sì, non ho il marcatore, sto cercando di capire se c'è qualche problema o meno, ma mi danno il vantaggio del Chisola e quindi questa è una prova da grande squadra, sì. Perché l'RG Ticino oggi, no, ma poi siccome viene a Tortona data... l'RG Ticino sarebbe bene che quantomeno saranno ancora più arrabbiati, Stefano. Sì.
E, poi niente, scusami. No, niente, entrano degli altri ragazzi, probabilmente adesso Daidola farà entrare dei ragazzi, è entrato Licco prima, adesso entra Tommaso Mocci, che è uno dei migliori della nostra juniores, qualche gol l'ha fatto, esce Gueye, purtroppo oggi, se ti dovessi dire il mio voto, non raggiunge il 4,5. E a questo punto bisogna essere sinceri, Stefano, perché è inutile continuare a girarci intorno, insomma, no? Sostituzione anche per il paese. Entra adesso Malinverno e esce Palazzolo, autore del primo gol. Mi dai solo un aggiornamento, ecco, sul, allora abbiamo detto esce Guei, entra Mocci, invece Licco ha sostituito il giovane Licco. Ha sostituito la Cava. La Cava. Anzi, no, la Cava è ancora in campo, Dall'Olio. Non ho visto sinceramente. Dall'Olio probabilmente, sì. No, Dall'Olio c'è. Sacca non credo, quindi rimane davanti, ci sono sempre ovviamente. E invece purtroppo no, il Sacca c'è ancora in campo, Toniato, lo vedo Toniato, sulla Toniato che era febbricitante. Sì, sì, ma mi dice Milena è uscito Guei, è certo, ma ne era uscito uno prima ed è Toniato che non era al 100%, non ha giocato una brutta partita, io un 6 glielo darei a Toniato. 3-0 penso che però sia un discorso anche di tutela della salute del giocatore, no? Quindi Probabile, poi vogliono provare anche dei nuovi ragazzi come questo Tommaso Mocci, tanto adesso Samb si guadagna un fallo che secondo me non c'era, comunque fallo sulla tre quarti a favore del Dertona, Dall'Olio e Sacca sulla palla, con l'uscita di Toniato probabilmente sarà Sacca a calciare i calci di punizione, c'è un cross in area completamente sbagliato da Dall'Olio, è il nuovo entrato Popov, la palla termina in fallo laterale, ma insomma sul 3-0 di gioco naturalmente se ne vede poco, sono 8 i minuti al termine di questa partita e Stefano probabilmente, correggimi se sbaglio, dovrebbe essere la terza sconfitta consecutiva per il Dertona. È la terza consecutiva, la quarta di stagione, andiamo a pareggiare sostanzialmente il numero di vittorie, eravamo l'unica squadra imbattuta, lo ricordiamo, fino a 6 partite fa, alla, e poi esatto, alla decima. Al Bra, esatto, alla sconfitta interna col Bra, poi abbiamo preso la batosta di Albenga e anche quella, se vogliamo, di oggi, perché il 3-0 sono le due sconfitte più pesanti, però andiamo 4-7-4, questo è il bilancio, possiamo già dirlo in fondo di questo Dertona, che 4 sconfitte e 4 vittorie, posizione che passa in 2 giornate dalla 6ª posizione, siamo passati alla 9ª settimana scorsa e andremo probabilmente a metà classifica, anzi sotto la metà, all'11ª in questo momento, quindi aia, mi preoccupa un po'. Sì, anche perché Stefano, non è che il calendario ce l'avranno davanti anche tutti i dirigenti e lo staff tecnico del Dertona, domenica andiamo a giocare con una delle squadre che rimane una delle favorite, anche se oggi sta perdendo in casa col Chisola, e poi farà freddo andare a giocare a Sarzana contro la Fezzanese, squadra che in casa, Fezzanese che comunque ormai penso sia o a pari punti a noi o non molto lontana, nonostante è davanti tutto. Di un punto, e tra l'altro mi dicono che è stato annullato il gol del Chisola, quindi mi danno 0-0, il Regiticino Cristian Dammi conferma, ma mi danno 0-0, quindi annullato. Questo è un risultato importante, quindi per ora l'Alcione sembra allungare, no? Anche l'Albenga sta facendo fatica col Gozzano. Sì, il Gozzano che quest'anno, devo dire, ha fatto i migliori suoi risultati, li ha fatti proprio in trasferte, quindi sì, anche ad Alcione, anche a Milano con l'Alcione stava vincendo al 93esimo, quindi non è mai una partita facile. Intanto adesso è Mercai che spinge, poi guadagna palla, vediamo l'arbitro che però vede la spinta plateale di Holger Mercai, che oggi è entrato a 20 minuti dalla fine e purtroppo non è il Mercai che mi ricordavo io 3 anni fa. E comunque Varese che si riporta in avanti, altro contropiede, Banfi, palla che termina in fallo laterale.
fortunatamente, perché ci poteva essere un altro gol per i Città di Varese. Non abbiamo giocato un brutto primo tempo con tante attenuanti, poi la partita ha cambiato volto dopo l'errore di Samb, e comunque ancora un controllo sbagliato. Possiamo dire, Domenico, sbagliato, che è successo un po' come domenica scorsa, perché anche con l'Aster abbiamo giocato un buon primo tempo, poi non siamo scesi in campo nel secondo, quindi un po' la fotocopia di domenica scorsa. Sì, e comunque lasciami dire un'espressione tortonese: noi sono domeniche che giochiamo al ciapanò, perché comunque sbagliare due calci di rigore, penso che anche in prima categoria non si sbagliano. Oggi sbagliare certi gol, lasciamo perdere. E poi è chiaro che se Alvarese togli 8 titolari o 6 titolari, anche loro avrebbero i problemi. Ripeto, non posso dire nulla sull'impegno della squadra. Purtroppo abbiamo ancora una volta palesato delle grossissime difficoltà in avanti, quando hai comunque dei calci di punizione dal limite dell'area e hai dei bomber. Di solito il bomber ti aiuta a metterci una pezza anche nella giornata, no, noi di bomber non ne abbiamo, e quindi ripeto, ho visto 30-35 minuti di un Sacca ottimo, poi quando sono entrati tutte le riserve ha dovuto sacrificarsi anche in una azione, diciamo, di tamponamento. È stato lui che ha dato almeno una speranza ai tifosi del Dertona di trovare il gol del pareggio, gol che non è arrivato, e insomma adesso siamo sotto di nuovo di 3 gol, continuiamo a prendere un sacco di gol, continuiamo a non farne. E ripeto, speriamo che in settimana arrivi qualcuno, proprio anche numericamente, per cambiare qualcosa, per cambiare anche un po' il morale. Tanto attenzione, ancora il Città di Varese, veloce, bello questo contropiede di Di Maira sulla fascia destra, il passaggio per Banfi che prova a superare Dall'Olio che adesso spara la palla in tribuna. Bravo Dall'Olio, oggi sicuramente si è impegnato tantissimo, 6-6 e mezzo per lui. Non è facile giocare comunque 50-55 minuti con l'uomo in meno, in difesa ha aiutato tantissimo Lillo Rossi. Un Varese secondo me che comunque poteva fare molto molto di più, una squadra che potrebbe secondo me fare molto molto di più. Sembra durante la partita che ogni tanto si addormenti, ed è il motivo probabile che poi tante squadre anche qui al Carlo Ossola alla fine sono riusciti a trovare il gol del pareggio o in trasferta l'abbiano superata. Se riuscirà a trovare la continuità di alcuni momenti della partita, è una squadra che sicuramente può arrivare nei playoff. Intanto c'è stato un bello slalom di Andrea Lacava, ho visto un'ottima prestazione di Andrea Lacava oggi tutto sommato. Adesso si è guadagnato un altro calcio di punizione sulla tre quarti, lui e Sacca andranno a calciarla, ma mancano solo 2 minuti al termine dei tempi regolamentari, ci saranno almeno 3 minuti di recupero. Vediamo Sacca, il cross atteso di Sacca nella difesa del Varese, interviene un difensore di testa e la palla termina in fallo laterale. C'è un'altra sostituzione, probabilmente ci sarà l'esordio di un altro dei nostri giovani, entra con la maglia numero 13 Giacomo Massone ed esce Matteo Sacca sfinito, si toglie anche la fascia da capitano che non so a chi andrà, visto che anche manca pochissimo, comunque foramente Rossi. Sostituzione per il Dertona, esce con il numero 7 Sacca, entra con il numero 13 Massone. Palla adesso a Lillo Rossi in, certo, area, permettimi una battuta almeno, ma questo speaker non azzecca un accento del Dertona, dei giocatori del Dertona, manco a pagarlo, perché prima Maradio e adesso Sacca. Stavo per dirlo io, Stefano, ma comunque va bene. Vabbè. Chiudiamo la partita con un'altra occasione importante, un calcio di punizione dal limite. Almeno l'arbitro ci dà l'opportunità di chiudere in avanti. Vediamo Rossi
che si allontana dalla palla piuttosto innervosito. Adesso la va a recuperare egli stesso, vediamo se sarà lui a calciare o se sarà ancora Falou Samb o se ci proverà qualcun altro. Non è che sono rimasti molti i giocatori in grado di calciare questo calcio di punizione, probabilmente sarà Lillo Rossi. Gli si è avvicinato anche il giovane Dall'Oglio. Vediamo Rossi sulla palla, probabilmente gli verrà toccata la palla da Dall'Oglio. Vediamo Lillo Rossi se riuscirà almeno a trovare una gioia, il gol della bandiera, per quello che possa valere. Allora prova Lillo Rossi la sua bomba e la parata di Cassano, sicuro a terra, un tiro secco ma non fortissimo. L'arbitro assegna 2 minuti di recupero. Solo 2 minuti. Anche perché la partita sinceramente non è che abbia più molto da dire. Varese che prova a venire in avanti ancora. La squadra di casa sul 3-0. Ancora il Città di Varese che avanza. Ancora sulla fascia sinistra provano ad avanzare gli uomini di Cotta. C'è adesso un tentativo ancora del Città di Varese. Sta per entrare in area, poi sbaglia l'ultimo tocco. Ancora un giocatore del Varese in area. Attenzione, e c'è una palla che danza davanti alla linea di porta. Stava per entrare il gol del 4-0 che fortunatamente non è entrata. Adesso Mercai prova a gettarsi in contropiede, serve largo Samb, prova a entrare in area Samb, non riesce a superare il proprio marcatore, poi si impappinano i difensori del Varese che regalano un'ultima possibilità al Dertona. C'è un calcio d'angolo a favore del Dertona, sarà probabilmente Massone a calciare questo angolo, Giacomo Massone, classe 2005. Cross in area, palla fuori, vediamo Licco se ci arriva ma si butta in fallo laterale assieme alla palla e la partita probabilmente finisce qui, Stefano, quindi si conclude 3-0 la partita Varese con il Dertona che esce mestamente dal campo. Ed è il secondo, come dicevamo, 3-0, la quarta sconfitta, l'abbiamo detto, l'abbiamo ricordato poco fa, di questa stagione. Sono 7 partite, mi pare, andrò a verificare, che non vinciamo, e quindi qui c'è un ragionamento da fare, poi lo vedremo, sia di mercato, a caso infortuni, lo spogliatoio, magari capire anche che aria tira, lo vediamo magari domani nella tua trasmissione anche di domani sera. Direi. Va bene, ti lascio sulle note di Sarà perché ti amo dei Ricchi e Poveri. Buona domenica a tutti, c'è da ridere per non piangere. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao Domenico. Allora ringraziamo Domenico Milena in diretta dal Francosolo di Varese. C'è anche Gianni De Caro che proveremo a contattare prima che si tuffi negli spogliatoi del Francosolo per le relative interviste. Non so chi potrà parlare oggi del Dertona, perché si parlava appunto poco fa in tribuna anche di un direttore sportivo Canepa nervosissimo ancora una volta, e non ho più visto Toso in tribuna, c'era a fine primo tempo, non l'ho più visto adesso, probabilmente ci sarà una riunione in corso anche negli spogliatoi. Qui c'è da valutare una serie di fattori, ovviamente i tanti infortuni, gli squalificati e tutto quello che può avere portato a una formazione, abbiamo visto una panchina di giovani, di esordienti appunto, che poi Daidol ha fatto entrare proprio a fine partita. E intanto sì, sento Cristian che sta parlando con qualcuno allo stadio, probabilmente c'è Gianni, e allora lo mettiamo subito in diretta, direi. Allora Gianni, eccoti qua. Sì, allora siamo passati dal possibile
1-1, bravo Stefano, tu hai letto bene la partita. Cavolo, cavolo. Sassi, ma cosa ha fatto? Possibile... Cosa ha fatto Sam stavolta? Niente, solo davanti al portiere ha pensato bene di ciccare la palla. La palla fuori? La palla proprio non l'ha presa. Non l'ha presa? Ah, è passata... Non l'ha presa proprio. Oh mamma mia. Siamo passati dal possibile 1-1 al 3-0 in men che non si dica. Sì, sì, gol sbagliato, gol subito, come funziona di solito. Come la legge... La legge in assoluto, gol sbagliato, gol subito. E... Ma ho sentito anche, perché Domenico eravate vicino probabilmente ai tifosi, anche agli ultra del Dertone, ho sentito sì, proprio sì. Una reazione scatenata dei tifosi all'ennesimo errore di Sì, sì, ma non puoi mai, ma tutti ultra sottantenni, erano tutti ultra sottantenni, quindi ci sta la definizione proprio bene. Abbiamo detto... Comunque noi sì. In settimana... Dobbiamo sicuramente mettere un po' a posto le cose, perché così non va. Ma senti, è vero che allora si parlava di un Canepa nervoso e di un Toso che era in tribuna, che non ho più visto inquadrato, anche era poco sopra la nostra postazione, sparito anche lui. Ma sai, quando tu ti trovi in 10, sì. Ti trovi in 10 sotto di un gol, cosa vuoi fare? La partita lì finisce, con tutta la buona volontà che hai, la partita finisce. Poi se hai una mezza occasione non la sfrutti per andare sull'1-1, capisci che non, sì. hai ben poco da dire. Diciamo che il lato positivo è che in 10, con una formazione con 6 titolari, 7 forse oggi che mancavano, sì. Ricordiamo Manasev, a cui è stata ridotta sì, 5 sì, giornate, sì, però insomma sarà assente fino da almeno 8 a dicembre. 5, sì. Però sì. Siamo riusciti col giocatore forse più in forma che abbiamo in questo momento, Sacca, che quando parte non lo fermi, che sia a sinistra che sia a destra, parte, sì. Sforna un assist, non so se quella palla era, cosa ha fatto Sam, lo vedremo poi negli highlights questa sera, ma certo, veramente, certo. Veramente incredibile, perché se segni l'1-1 a quel punto ti puoi chiudere e magari la riesci pure a tenere, perché il Varese... Una squadra che ha fatto 14 gol, porca miseria Gianni, permettimi anche l'espressione non proprio furbita, ha fatto 14 gol finora e ne fa 3 in una partita, insomma, no, oggi... ma una squadra che non prende lo stipendio, è lì che ti demoralizzi, sì. I nostri al 7 del mese hanno il bonifico, sì, sì. Al 7 del mese, invece questi qua non prendono lo stipendio, quegli ultras di cui parlavamo prima, che erano dietro di me, sì. No, dicono che c'è una situazione disastrosa a Varese. Sono tutti lì per arraffare tutte, e basta. Quindi sono cioè noi al 7 del mese hanno tutti l'accredito e poi ti ritrovi così a... No, sarà interessante Gianni capire adesso quando andrai negli spogliatoi, capire intanto con chi parlerà oggi. Se sì. Qualcuno parlerà, perché non lo so. Sì, parlano. E... Quando c'è da venire ai microfoni. Bene, e bravi voi che riuscite sempre a estrapolare certo. Appunto un'intervista. Sì, ma... anche perché noi non diciamo mai quello che pensiamo. Certo, certo. Sì, oggi Domenico particolarmente caldo, perché dopo il gol di Sam si è girato, e giustamente l'avremmo fatto tutti, verso chi era rimasto in tribunale di dirigenze, proprio a anche lui era, insomma, ha espresso si è visto insomma un gesto un po' di stizza, ma sportiva, parla sempre senza, ma molto sicuro, educato sempre. Ovviamente, ma credo l'abbiano fatto tutti, anche chi ci ascoltava da casa. Il 2 e il 3 arriva secondo te dopo quell'errore? La squadra è crollata anche emotivamente o il Varese ha accelerato? No, e ha chiuso? La squadra quando non è riuscita a fare il gol del pareggio e insomma poi è arrivato sì. Il secondo gol, è crollata. A quel punto lì la partita è finita. Sì, la doppietta di un giocatore tra l'altro poco impiegato quest'anno, Di Maira, che ne ha fatti 2 in 3 minuti, quindi anche lì sì, insomma vuol sì, dire assolutamente la squadra sì. È calata. Allora Gianni, ti lascio andare ovviamente con Domenico e gli altri negli spogliatoi. Appuntamento domani sera con PNR Sport Club. Appuntamento, speriamo di avere sì. Una bella puntata, seguiteci numerosi che abbiamo tante cose da dire. Bene, grazie a Gianni De Caro, buona serata Gianni. Buona serata, buona domenica. Allora, torniamo in diretta. Cristian, sì. Vado a verificare se ci sono tanto tutti i finali che vorrei dare prima di mandare la pubblicità. In caso contrario, pubblicità e poi torniamo per l'ultima parte. Allora, i finali non li ho. Uno, due solamente. E allora direi sì, andiamo in pubblicità e tra 2-3 minuti siamo di nuovo in diretta per la terza parte di Diretta Stadio. Sì.
In un ambiente stimolante e accogliente, la Palestra American Club di Tortona ti offre la possibilità di divertirti e di migliorare la forma fisica e il benessere del corpo. Tutti i giorni dalle 7.30 alle 22 puoi condividere passioni e interessi con nuovi amici. Tutte le attività della palestra su americanclub.it. American Club, la tua seconda casa. Assicurazioni Picchi opera da 50 anni con professionalità e serietà, offrendo alla sua clientela servizi finanziari ed assicurativi. Marco Picchi ed il suo staff ti aspettano per proporti i prodotti previdenziali e finanziari più innovativi e offrendoti un servizio personalizzato in linea con le tecnologie di comunicazione più moderne. Assicurazioni Picchi è a Tortona in Largo Borgarelli 3, telefono 0131 81 50 78. Assicurazionipicchi.it per affrontare insieme le sfide di domani. FlyOn Aero è il centro di formazione aeronautico approvato da ENAC, specializzato in corsi teorici e pratici per la formazione di nuovi tecnici aeronautici. I corsi consentono di richiedere la licenza di manutenzione aeronautica all'ENAC e di iniziare a lavorare presso società aeronautiche nazionali e internazionali con stipendi superiori alla media. Contattaci al numero 344-0323-944 oppure scrivi a info@flyon.aero e vieni a visitare la nostra sede di Tortona. Prendi il volo per un mondo pieno di opportunità. Una colazione golosa, una pausa pranzo sfiziosa, tante ricette genuine per portare in tavola il pane di una volta e una grande varietà di pizze e focacce. Tanti prodotti da forno artigianali, preparati con ingredienti selezionati, accompagnati dalle specialità della caffetteria interna. Tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 14.30, la Tostaccia vi aspetta a Tortona in strada statale per Voghera 93. La Tostaccia, la focacceria più tosta che c'è. La tua vita, la tua radio. E allora, come promesso, due minuti di pubblicità. Ringraziamo naturalmente i nostri sponsor che consentono alla nostra radio di seguire il Dertona come di consueto nelle trasferte, nelle partite in casa, e la cronaca e il servizio, perché come sapete dietro questa trasmissione ci sono una decina di persone, chi impegnato, magari non tutti nella stessa domenica, ma insomma è una squadra ampia quella di Diretta Stadio, e con mezzi che appunto ci consentono di fornirvi questo servizio in streaming e poi quello che segue, naturalmente le interviste e gli highlight, le interviste, quelle che vedremo poco dopo le 20.30 anche questa sera. Sono le 16.27, Cristian, andiamo a vedere se c'è qualche finale in più o non ancora di questa quindicesima giornata. Allora, c'è solo il finale della vittoria della Vogherese. Poi mi si è bloccato come al solito, poi il City. Qua io ti posso dire solo la vittoria della Vogherese ad Asti, è un po' sorpresa anche, poi per il resto per il momento ancora tutto... Allora, facciamo come detto una breve analisi anche di quello che abbiamo sentito oggi. Allora, cominciamo dai numeri intanto, qui intanto mi è tornata la schermata per fortuna. Il Dertona oggi pareggia sostanzialmente vittorie con sconfitte ed eravamo in vantaggio, ci eravamo creati un buonissimo margine all'inizio campionato, siamo stati sempre secondi o in testa anche qualche siamo volta, stati forse anche in testa all'inizio campionato. Poi l'Alcione ha preso i suoi punti, ha allungato. Però adesso il rullino di marcia del Dertona è questo: 4 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte. Ma le 4 sconfitte sono sorte tutte nelle ultime 7 giornate, in cui abbiamo 0 gol. Con 0 gol, esatto, hai ragione. Perché c'è il 3-0 di oggi, il 3-0 di Albenga, il 0-1 col Bra e poi 0-1 anche settimana scorsa in casa contro l'Asti. Quindi ne sbagliamo anche tanti, quelle poche occasioni che limpide riusciamo a non concretizzarle, quindi andiamo a vedere anche le reti segnate. Per la prima volta siamo anche sotto anche come gol, la differenza tra gol subiti e segnati è 18-19, quindi è un trend che segue il fatto che le sconfitte portano poi ovviamente anche un trend negativo con la differenza reti che rimane, quindi a questo punto -1. E il Dertona che scivola, Cristian, in 2 sole giornate dalla 6ª posizione andiamo all'11ª, sto contando 5, 8, 9, 10, 11, non avendo ancora tutti i finali, non so se potrebbe cambiare ancora qualcosa, andiamo comunque a leggerli queste partite. Sì, perché partiamo anche dalla vittoria del Bra 2-1 a Borgosese di ieri, poi Alba 0, Saremese 0, 1-1
tra Albenga e Gozzano, 1-0 della Cene sul Chieri, 2-1 della Vogherese vittoria d'Asti, questo è confermato il finale, poi 1-1 fra Ligone e Pondonna, 1-0 del Chisola sul Ticino, poi delle partite del 15. Allora il gol è stato, o hanno segnato un'altra rete? Vera? Probabilmente sì. Sì, penso proprio di sì. Poi della partita delle 15, 0-0 fra Fezzanese e Pinerolo, abbastanza importante questa per il Dertona, e 3-0 del Vado sulla Lavagnese. E che sono ancora in corso però, perché sono iniziate corso, certo, alle 15, quindi siamo intorno credo alla mezz'ora del secondo tempo. Sì. Allora qui mi sembra di Kamal Rizka, tra l'altro, per il Chisola. Ah bravo, stavo andando giusto a vedere quello, però non riuscivo a... mi è saltata la schermata. Facciamo un ragionamento appunto sul Dertona. Abbiamo parlato di queste sconfitte, le attenuanti sono sicuramente gli assenti, perché nell'articolo che poi potrete leggere tra poco sul nostro sito, ricordiamo che saranno ovviamente riportati questi dati statistici, ma fuori per squalifica abbiamo sempre Manasiev. Ricordiamo, per chi ovviamente non lo sapesse, che le giornate di squalifica sono state ridotte da 8 a 5, questo vuol dire però che l'abbiamo fuori ancora due partite, sì, quelle con Ticino e Fezzanese. Ticino in casa e Fezzanese, che Ticino ovviamente è una squadra molto forte, ma la Fezzanese l'anno scorso credo abbiamo perso abbastanza nettamente, sì, a Sarzana contro i Liguri. Poi fuori per infortunio ci sono Carcalis e Dafonco in difesa, ci sono Gulli, Nani, Procopio, Todisco e Giacchino, cioè parliamo praticamente di tre quarti della squadra probabilmente titolare, e quindi questa è l'attenuante migliore. Nonostante tutto, la partita del Dertona, un Varese diciamo che non ha probabilmente affondato il colpo, come diceva anche Domenico, ma nel primo tempo la squadra di Corrado Cotta va in vantaggio subito, al quinto minuto, con una rete, probabilmente anche una difesa oggi non proprio precisissima, perché palla che arriva da un cross di Banfi a Palazzolo, libero in area di colpire e battere Cizze, la seconda partita, povero Cizze, già seconda partita che fa, e due sconfitte per lui. Ma quindi va in vantaggio così la squadra di casa, e poi sostanzialmente Dertona che prova a reagire, però commette un errore grave, Tambussi. Rosso diretto, tra l'altro. Al 39esimo del primo tempo la squadra di Daidola rimane in 10, e questo ovviamente non aiuta. Ma nonostante le apparenze, cosa succede? Il 3-5-2 consueto di Daidola diventa una sorta di 4-3-2, cioè l'allenatore non si ritira. Fa arretrare, credo, la cava, se non sbaglio, e cioè passa un 4-3-2 con Dall'Oglio e Rossi centrali, e con la cava arretrato insieme ad Amaradio sulle fasce, e consente a Sambe e comunque Gue di tenere quantomeno il centrocampo e la difesa impegnata del Varese, tanto che dopo un'occasione al 17esimo del Varese, adesso poi di Liberati, che conclude in area con parata e respinta di pugno di Cizza, è il Dertona ad avere due occasioni: una punizione di Samba al 18esimo, anche lì batte Samba, non Robotti, comunque batte Samba, palla alta non di molto, ci ha detto Domenico in cronaca, e al 20esimo la migliore occasione con Sacca, che fa il suo come sempre. Ovvio non può fare per 90 minuti correre, saltare, avversare, go go, ma di fatto al 20esimo della ripresa parte in slalom e sforna dalla destra, ha iniziato a sinistra, poi sforna l'asse dalla destra, cross in mezzo per Falou Samb, che, come dicevi, avevi capito bene tu, perché non colpisce nemmeno il pallone. Ora vorrei vediamo, ripeto, dallo sfogo anche di Domenico, sicuramente la palla era alla portata appunto di un giocatore che possa spingere in rete, e sull'1-1 forse la partita poteva cambiare, perché il Dertona, ripeto, fino a quel momento aveva retto benissimo l'inferiorità numerica. Poi succede che il Varese in 3 minuti, al 27esimo e al 30esimo, con lo stesso giocatore di Maira, servito mi pare da Banfi prima, e poi comunque in entrambe le occasioni solo in area, al tempo di girarsi, battere, segnare il gol del 2-0 al 27esimo e poi in diagonale il 3-0 al 30esimo, a quel punto comincia la serie delle sostituzioni del Dertona, usciranno un po' tutti, Toniato, Guei e Sacca, entreranno lì Comoce e Massone. Poco prima, ricordiamo che Umerca inizialmente in panchina era entrato al posto di Robotti, anche qui un po' a sorpresa, in un 4-3-3, no, di metà secondo tempo, che poi purtroppo Mercai l'abbiamo sentito molto poco anche oggi, e questo non è un buon segno. Ci diceva Domenico che c'è anche una questione un po' spogliatoio, e magari si parlava di Samba e Mercai, che sono un po' in bilico anche, insomma non sappiamo se rimarranno da qui
fino a fine anno, no? Sì, sicuramente la società dovrà muoversi molto durante il mercato e soprattutto nel reparto offensivo, perché non arrivano i gol degli attaccanti. Hanno segnato sicuramente di più i centrocampisti che gli attaccanti, e anche oggi comunque c'è un episodio che ha influito sulla partita. Domenica ce ne sono stati due con i due rigori sbagliati, oggi c'è stato quello di Samb, e quindi diciamo che è un Dertona che sembra quasi una maledizione, la palla non voglia entrare, e un Dertona anche sfortunato, perché come dicevi te ha tanti infortunati, quindi è un periodo che gira male al Dertona, e sicuramente ci sono vari responsabili dai Dola, dai giocatori in campo, della società, che hanno le loro responsabilità. E allora, intanto abbiamo tutti i finali, credo Cristian che non si è cambiato niente, no? Quindi li leggiamo, vado io, poi tu leggerai la classifica. Certo, allora, certo. Anticipo di ieri, 15ª giornata, Borgosese Bra 1-2, Alba e Sanremese 0-0, Albenga e Gozzano 1-1, Alcione Chieri 1-0, Adasti, Bogherese, Bateasti 2-1, Città di Varese, Dertona 3-0, Ligorna Pondonna 1-1, non mi ricordo dove gioca il Ticino, abbiate pazienza. Pondonna Chisola batte Reggio Ticino 1-0 in trasferta, Fezzanese e Pinerolo sono sullo 0-0, il Vado 3-0 in casa con la Magnese, siamo intorno al 36esimo della ripresa, quindi anche qui partita virtualmente chiusa quella di Vado, con il ritorno alla vittoria dei Liguri nel derby, appunto quella della Magnese. Vediamo la classifica provvisoria di questa 15ª, Cristian. Sì, perché comandano, classifica cortissima, comandano Alcione Chisola 31, poi al terzo posto in solitaria Albenga 29, Asti a 26, che ho già perso, quindi ha perso una grande occasione. Poi Ticino a 25, prossimo avversario del Dertona. Poi mucchietto di squadre tra Varese, Vogherese e Bra a 23, Vado 22, Fezzanese 20, Dertona 19, Ligorna 18, Gozzano 17, Lavagnese e Sanremese 15, Pinerolo e Chieri a 14, Alba e Borgosese a 13 e chiude il Pondona a 10. E allora a questo punto, visto che qui vado a leggiamo anche quello che è il programma, sì, del prossimo turno, e anche questo si disputerà domenica, quindi la prima domenica di dicembre, il 3, esatto, di dicembre, credo sempre alle ore 14:30, sì, Cristian. Sì, sì. Dunque Bralcione, Chieri Alba, Chisola Albenga, partita da seguire molto bene questa, Dertona Ticino, Gozzano Asti, Lavagnese Borgosesia, Pinerolo Varese, Pondonna Fezzanese, Sanremese Ligorna e Vogherese Vado. E allora partita interessante, ovviamente oltre al Dertona, che seguiremo dalle 14:20 circa in diretta con diretta stadio, dalle diretta streaming e in FM come sempre. Oltre a Dertona Ticino, che è una bellissima partita, c'è un Bralcione molto interessante, come detto, e anche un Vogherese Vado, che insomma un Vogherese che esce Corsara da Asti e affronta il Vado. E Varese è impegnata, come detto, a Pinerolo, e Chisola Albenga, come ricordavi tu, quindi ci sono delle bellissime partite soprattutto nella zona medio-alta della classifica, questo ripeto a partire dalle 14:20 domenica prossima. Ricordiamo questa sera le interviste, gli highlight poco dopo le ore 20:30 sui nostri canali YouTube, Radio PNR YouTube eccetera eccetera, e domani sera PNR Sport Club, sì, con Domenico Gianni, vedremo chi sarà l'ospite. Vedremo, esatto, sarà anche da seguire abbastanza bene, perché si entrerà magari nei dettagli, sì, che ad oggi non possiamo sapere. Via via le trasmissioni sportive, quelle di giovedì col basket col Brox, poi sabato ancora col Brox intorno a mezzogiorno, e poi la diretta stadio appunto alle 14:20 per Dertona RG Ticino, appunto dal Fausto Coppi alle 14:30. Per gli appassionati di tennis ricordiamo che c'è la possibilità di seguire la finale della Coppa Davis Italia impegnata contro l'Australia, iniziata alle ore 16 per gli interessati, per gli altri ovviamente di seguire la programmazione di Radio PNR. Ringraziamo tutti i nostri inviati, il Franco Ossola di Varese, chi non ha partecipato, il nostro presidente Don Paolo Padrini, naturalmente Cristian Semino qui a fianco a me. Grazie Stefano e buona serata. Grazie, domenica sarai, sì, probabilmente a fianco di Gianpietro per la cronaca di Dertona e RG Ticino. Non mi resta che salutarvi, ringraziarvi ovviamente per aver ascoltato la nostra trasmissione, e appuntamento con noi domenica prossima. Buona serata. Buona serata.